posso fare. Oh, povera me, povera me. E chi è? Un anzogno, sono... Cominciamo un'altra giornata. Andiamo a vedere. Donna Cristi! Sto qua! Donna Cristi, un'altra volta, è successo un'altra volta! Ecco! Aspettate, capito, eh! Aspettate, stanno sempre novità! Sempre novità! È per me! Ma avanti, donna Conce! Buongiorno, buongiorno! Ma volete aiutarmi? Sì, come non piacere, come no! Ecco qua! Ecco qua! Enzo, ma vi racconto! Dite, stamattina, appena consegnati i pantaloni che ci ho stirati, perché che la moglie, ma che tu hai cazzuto, ci stira. Don Vincenzo mi ha detto, Concetta, qua ci stanno 100 lire per te. Se tu mi dici chi viene in questa casa, quando io non ci sto. Ma voi scherzate, Don Vincenzo, e quello non ci viene nessuno, chi deve venire? E che ci potevo dire, donna Cristi, che ci potevo dire? Insomma. Quello mi ha guardato un'altra volta fisso dentro agli occhi e mi ha detto, senti, mo te lo dico un'altra volta, che qua ci stanno 100 lire per te. Tu mi dici che non viene nessuno e mi sta bene, però sappi che io sto di guardia e se mi accorgo che pure tu mi fai fesso, ti faccio passare un brutto quarto d'ora. Avete capito in che situazione mi trovo io? Mamma mia, avete ragione, avete. Insomma, donna Cristina, io ci potevo mai dire che come mette piede fuori dal palazzo? Non sa mai! Quello succederebbe un 48! Avete capito? Vincenzo, è terribile! Accomodate! Grazie, grazie! Ma lo dite a me, ve lo dite! E comunque tiene pure ragione, Bella incredibile! Un uomo che non le fa mancare niente, ma un latte da formicola! E poi noi lo sappiamo chi era donna madre, lo sappiamo però! Un uomo che l'ha levata da dentro una casa d'appuntamenti, che non ti fa manca niente, l'hai servita, riverita da tutti quanti, e beh, tu lo tratti a quella maniera, e abbiate pazienza, ma questo è fatto un'infamità. Che non c'è la volta buona, come si dice? Tanto va la gatta al lardo. Comunque, donna Cristina, sì. Visto che stiamo parlando di questo fatto, vi vorrei dire un'altra cosa. Dite a Enriccio di stare molto attento. Enriccio. E che c'entra Enriccio? Come che c'entra? Perché? Non lo sapete che porta le ambasciate all'amichetta di donna Mari? Ma quando mai? Quando mai? Quello Don Vincenzo se ne è accorto e me l'ha pure detto. Perciò ditecelo pure voi. Che è bene, che certi incarichi non se li prende più. Perché se chi se ne accorge? Mamma mia, io non so cercare come va a farmi, Ma che devo fare? Che devo fare? Lo caccio di casa, lo caccio! E dove lo mando? Quello mi fa così bene, mi fa... è malato! Tante volte gli dico con mio marito perché lo maltratta. Nonno Concello, so io quello che abbiamo passato per farlo crescere. L'abbiamo presa che tenevo 10 anni. Mi ricordo. Quella mia sorella, buon anno, morì di meningite. Il padre non l'ha mai conosciuto. Che potevamo fare? Lo lasciavamo in mezzo a una strada in quelle condizioni. No, per carità, per carità. E allora ne parlai con mio marito. Ci dissi, Giova, prendiamolo con noi. Quello è orfanello, è tanto bellino. Mio marito si è commosso e ce lo siamo tenuti con noi. E l'abbiamo cresciuto come un figliotto. Però mi pare che adesso vostro marito non è che si commuove più tanto, No, non si commuove più. Si lamenta. Si lamenta che Enriccio non è riconoscente e che con tutti i bisogni che ci sta dovrebbe lavorare. Ma con mamma fa che non può fare niente, non può fare. E comunque vostro marito tiene ragione. Scusate, ma perché non lo mandate a lavorare? Ma che può fare? È malato. Il povero guaglione non ce l'ha la salute. Chi non si è imparato manca a leggere e scrivere? Niente, no. È nervoso. Scusate, mi permetto di dirvelo, però è un peccato. Perché potrebbe aiutare un po' con la barca qua, abbiamoci chiaro. La barca? Andata a fondo, donna Congela, la barca. O le sushi! Quando riusciamo più ad andare avanti,
ci siamo impegnati tutto, ma ve lo posso dire, tutto. Purugo a botto mi sono impegnata. Mo proprio ho mandato il ricuccio dal padre, che gli deve dire che è inutile che si ritira a casa, perché tanto qua non c'è niente da mangiare. L'avvocato Mazzini, quello che gli dei soldi per il lavoro, non mi ha dato manco un soldo, non ho potuto comprare nemmeno un pezzo di pane. Concetta! Chi è? Io Concetta! Un momento! Sta arrivando Don Vincenzo, un momento! Insomma, di arena, aspettate un momento! Eccomi qua! Sentimi bene, quando mi dicevi, bastano 5.000 lire, me le vai a cambiare giù di sotto, no? Va bene! Aspetta! Fai una cosa, vogliamo una carrozzetta perché vado molto di fretta, mi serve una carrozzetta. Va bene! Aspetta! Fai una cosa, prendi 1.000 lire e ce le porti sopra a Donna Amalia. Va bene! Aspetta! Poi prendi la mia valigia e me la porti giù di sotto, e poi quando passa me la prendi, capito? Come comandate? E mo che fai qua? E non devi aspettare! Ma che devi aspettare? Ma vedi che vado di fretta! Comincia, mi siete troppo nervosa, Faccio vedere io perché sta nervosità qua non muovo. Quello di qua deve passare il caiota, di qua deve passare delinquente che non si altro, lo dico poi ti prendo, io mi metto qua nelle scale, non mi muovo, io qua non nelle scale, sto tutta la giornata qua, sto, Don Vincenzo! Ma che state in mezzo alle scale? Gesù, sto in mezzo alle scale! Entrate! Accomodatevi! Sto in mezzo alle scale, avete ragione, sto arrivando! Avanti, avanti! Permesso! Avanti! Venite, venite, Don Vincenzo! Ma partite! E chi ve l'ha detto? Gesù, la carrozzella, la valigia! Devo partire! Devo andare a Salerno! A Salerno? Gesù, non posso andare a Salerno! Come? Potete andare dove volete voi! Andare a Salerno perché devo vedere un affaruccio mio, devo vedere! E vado a Salerno! Sì signore, vado a Salerno! Senti, ma il ricuccio sta in casa? No, è uscito! È andato a portare un'imbasciata! A chi? A mio marito! Ah, beh! Ma perché? Voi ci dovete dire qualche cosa, il ricuccio! Quello è il ricuccio, è scemo! Ma non è cattivo! Quello è scemo a modo suo, solo quando vuole lui, devi capire che è scemo a modo suo, Ma prima o poi, cara signora, qualcuno gli fa saltare le cervelle, avete capito? Sì signore, e comunque mi vado di fretta perché devo partire, avete capito? Devo partire! Lo so! Sapete? Ma non sapete perché devo partire? No, questo non lo so. Ve lo dico io, perché qua dentro a me nessuno mi può vedere, avete capito? Sì, ma sì. Quando fa? Qua dentro ce l'hanno tutti con me, ce l'hanno tutti qua, tipo pure la gamba ce l'ha con me, vedete che pure la gamba ce l'ha con me? Ma vi dovete calmare, calmare. Aspettate un momento, insomma, qua ci stanno le 4.000 lire di resto. Bravo. E vedete che la carrozzella vi sta aspettando già giù di sotto. Bravo. Questo ce la porta a Donna Maria e arrivederci. Sono servizio. Mi raccomando, portami giù la valigia, non ti scordo. Vabbè, non mi scordo. Perché io devo partire con la valigia, avete capito? Devo partire, vado io, parto e vado... A Salerno. Bravo, a Salerno, me l'avevo dimenticato, a Salerno, sì. Allora io vado, Arrivederci, io vado, sto partendo io, parto, arrivederci. Passare, passare! Ah, povera noi! Ma proprio a Salerno, ma! Sai, Cristo! Ma voi non avete capito lì? Ma di che cosa? Ma mangia, aspetta, sei brutto così, aspettate un momento! Brutto così! Tu così sa! La scienza! Venite, venite! Questa partenza non è legittima! Come ne ha già capito, questo scema proprio! Quello ha detto troppe volte! Devo partire! L'unico parte veramente! Aizu vuole se ne va! Quello è Don Vincenzo! Vuole cogliere la moglie in fragrante! E non ci riesce! Niente! Ma vedete che mezz'ora massimo vedete passare a Don Pietruccio! Ma come è successo?
saggio, che ne saggio. Quello di là è tutto scuro e non si vede niente, non si vede. Ci sono tutte le lampadine scassate, mamma. E la colpa è tua, perché tu devi mettere le lampadine nel palazzo. Anche le lampadine nel palazzo ce le metto. Sei tu che me le scassi. Non è vero, mamma. Non è vero, non è lui che scassi le lampadine. No, come non è lui? Non ti seguono i miei occhi. Adagli. Quello gli scassi con la fiocca. La fiocca. Vabbè, no. Quello si mette a piangere. No, no, no. Quello è malato. Io sono malato. Ci vediamo dopo, donna Concetta. Arrivederci. E metti le lampadine nel palazzo. Ma così scassinata la volta. Senti freddo. Mamma, sento freddo. Aspetta che mamma ti dà una bella coperta. Una bella coperta, una bella coperta. Così stai bello caldo caldo, caldo, eh? Caldo, caldo, caldo. Allora. Fammi sentire, sei andata da tuo padre? Sì, sì, ci sono andato, ci sono andato. E gli hai detto che qua non ci sta niente da mangiare? Sì, sì, ce l'ho detto, ce l'ho detto. E lui mi ha dato uno schiaffo. E perché? Io ne so. Ma tu, come ci hai detto? Ci ho detto, preciso come mi hai detto tu. È inutile che vi ritirate a casa, perché tanto non c'è niente da mangiare. Pum, mi ha dato uno schiaffo. Ma tu ce l'hai detto davanti alla gente? Sì, la gente è così. Ecco il pulcinello in mano. Ecco il pulcinello in mano. Per forza. Tuo padre ti ha dato uno schiaffo. Tu ci hai fatto fare una brutta figura, ci hai fatto fare. Una brutta figura. Tu la devi finire con questo pulcinella. Tuo padre non lo vuole sentire, capito? No. Madonna, amico, ma a me mi piace assai. Basta, Enrico, è vero di non portare più lettere in ambasciata per conto di donna Amalia, che qua non ci vogliamo compromettere. Ma quali lettere? Quale ambasciata? State zitto, perché non è vero che porti le lettere all'ambasciata. Ah, ma guarda che Don Vincenzo se ne accorte. Quello Don Vincenzo è terribile, Don Vincenzo. È terribile. Enrico, per piacere, fai il bravo, eh? Me lo prometti che fai il bravo? Faccio il bravo. Ah, fai il bravo, mi raccomando. Io vado di là. Fa un bravo, eh? Ciao. Ciao. L'altra sera lo sai che mi ha detto? Che ti ha detto? Che stava tanto dispiaciuto.
perché tu a me mi chiami mamma e a lui lo chiami Don Giovannino. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Don Giovanni. Come andiamo? E come dobbiamo andare secondo voi? Vengo, ero lampadine. Don Giovanni. E come devo fare? Come devo fare? Ma noi dobbiamo prendere provvedimenti, Don Giovanni. Lo so, dopo che pavamme la lampadina. Arrivederci. Mo che arrivi, mi raccomando, chiamalo papà. A chi? A papà! A chi? Mamma mia. Senti! L'avvocato Manzillo, a fine mo, non ha mandato ancora niente. Io non ti prendo a schiaffo perché sono troppo debole, hai capito? E poi con la faccia da scemo che ti ritrovi. Sarebbe tempo perso, sarebbe. E il guante che non c'è altro. Andiamo dopo, ce la faccio. Ce l'ho. Non ce l'hai, poi dimmi se ce l'hai. Non ce l'hai. Il guante. Mamma, chi l'ha fatto? Non ti preoccupare, qua c'è sta mamma tu. C'è sta mamma tu. C'è sta mamma tu, c'è sta. Guardate, c'è sta mamma tu. Quella è tu un'altra volta ti vedo a ragionire. Ma possiamo andare avanti così? E tu non gli dici mai niente, non gli dici. Come? Come avevi detto? Non lo fa più, non lo fa più. E che l'ha fatta altre due volte, l'ha fatta. Delinquente, faticate che non si apre. A lavorare non ci vai, E non gli conviene lavorare. Ha trovato la vita comoda, ha trovato. Il letto lo trovo. Da mangiare, lo trovo. Sì. Beh, raramente, ma lo trovo. Ecco. Ringrazio questa santa donna. Fu lei tanti anni fa. Prendiamolo con noi, quello è tanto bellino, è orfanello. È bellino questo qua? Sì, è bellino. Ah, questo è l'orfanello bellino, questo qua. Guardate che schifezze che diventano gli orfanelli bellini. Guarda. E butta il maleducato. È l'inguente che non c'è altro, faccio le rima. Capito? Guardate che delinquente, guarda. Non vi pigliate collera, papà. Ma guarda papà, ma chi ti conosce? Ma chi ti conosce? E tu non finisci a non commettere. E non finisci a non commettere. Io stavo concludendo un affare importante con certi clienti. È venuto lui, e mi ha detto: Aitta mamma, è inutile che venite a casa, tanto non c'è niente da mangiare. E che ha fatto? Mi ha fatto fare una figura in mezzo davanti a tutti quanti. Ecco, questo è, questo è. E poi mi ha fatto pure una pernacchia col pulcinella. Ma fa. Riguardo che non c'ha. E quello l'affare è andato in fumo, Ma non l'ha fatta apposta. Ma non l'ha fatta apposta, no. Non lo facerò mai più, papà. E linguante, ma chi ti conosce? Conosce? Io non sono tuo padre, hai capito? Tu sei uno scemo, sai seduto, va. Pure, basta. Viene dentro con mamma tua, Con mamma, guarda. Vieni con mamma tua. Con mamma. Andiamo. Con mamma tua. Voi da dove state andando? Dove andate? Ci abbiamo da fare. Venite qua, ci abbiamo da fare. Sicché non c'è niente da mangiare? Niente. Io per me non tengo fame. E io manco. E si capisce. Piano piano ci stiamo prendendo la brutta abitudine a non mangiare, ecco. Qualche volta di questo ci troveranno stecchiti, avete capito? Ci troveranno stecchiti. Stecchiti. Amen. Andiamo. Mamma mia, guardate che desolazione, guardate. Sono due giorni che non mangiamo, su. Ah, e se non ci fossi io in questa casa? Cristina, vieni qua. Che c'è? Oggi si mangia. Oggi si mangia. Veramente? Per fortuna ho provveduto io. Un uovo! Sì. Fallo a te, Camillo. Io ho comprato un uovo e che sono diventato milionario. No, non l'ho comprato, non l'ho rubato. Ma delinquente, ma faccio? Ma delinquente, guarda, con delinquente, guarda. Ah, perdono, papà,
non lo dicerò mai più. Ma quale papà? Ma chi ti conosce? Ma chi ti conosce? Io non sono tuo padre e tu non sei mio figlio, hai capito o no? Mettitelo bene in testa. Ma insomma, si può sapere il mistero di quest'uovo? Nessun mistero, Cristina. Quella ci stava una contadina che teneva 4-5 galline. Quando è salita sul tram, ha lasciato quell'uovo per te. E io che cosa ho fatto? Ho visto l'uovo, l'ho preso e me l'ho messo in tasca. Hai visto che se l'ha rubato? Ma quale rubato, scemo! Rubato, guarda, casomai l'ho salvato. Se passava una carrozzella o un tram, ecco, quello lo schiacciava. Sicuro. Pare o no? Sì, sì. Scemo, che cosa dovevo fare avanti? Lo dovevi restituire. Guarda. Questo è bello, ehi. Lo dovevo restituire. E a chi lo dovevo restituire? Alla gallina. Ah, alla gallina. Vabbè, io poi prendevo l'uovo e ci mettevo un culo alla gallina un'altra volta. Non devi più parlare con me, capito? Quello mi fa la provocazione, lo fa, ecco. Guarda quanto è bello, guarda. È ancora caldo. È caldo, questo è un uovo speciale, ecco. Fallo al tegamino, però me lo devi stendere bene bene, largo largo. No, no. No. Vuoi farci la frittata? No, no. Ho capito io. Allora, il bianco lo cucini adesso e il rosso lo fai per questa sera a cena. Ecco. Bella ricetta, Giovanni. Sì. Ma quest'uovo qua non ci può fare in nessuna maniera. No? Niente. Non ci sta, manco un filo d'olio, non ci sta. Hai ragione, l'olio non c'è. L'olio non c'è. No. Però c'è la sugna, c'è la sugna, no. Che va bene lo stesso. Non c'è. Ma come non c'è? Io ti dico che c'è, stamattina c'era! C'era! È vero che c'era? Sì, sì, c'era, c'era! Adesso non c'è più! E chi sa, Pina? L'ho presa io! Hai mangiato la sugna dal vasetto? Non l'ho mangiata! E che hai fatto avanti? Che cosa hai fatto? Ti faccio vedere! Fammi vedere che hai fatto! Ho fatto una cosa bellissima! Un capolavoro! Mi è servita per attaccare le figurelle. Che hai fatto la colla con la sugna? E poi vogliamo a fatto. Ma come quello ha fatto la colla con la sugna? Vabbè, non udaretti, ne ha fatta poco. Non udaretti, ma adesso come lo cucino l'uovo? Gioca. Quest'uovo qua. Hai sentito? Zucatillo. Ma che c'ha zucato nel zucatillo? Questo non è un uovo da zucare, Cristi. Io mi credevo che moriva da un'oasi, mi credevo. Questo, fammi il piacere, ecco. Questo bisogna cucinarlo come si deve. Vai dalla signora De Lucia e fatti dare un pochino d'olio. La signora De Lucia? Sì. No. La settimana scorsa sono andata 3 volte. E mo l'olio, e mo il prezzemolo, e mo il basilico. E basta, non esiste. La settimana scorsa? Oggi è lunedì, ricominciamo da capo. Ho detto di no. Va bene, ma c'è un momento solo. Giova, mosso vai tu, perché io non metto scuola. Va bene, te ne ha capa tosta, mia moglie, quella te ne ha capa tosta. Va bene, ci vado io. Ci vado io. Me lo faccio mettere qua, vedi? Dentro al tegamino, me lo faccio mettere a lui. Tu delinquente, non ti scomodare mai, delinquente. Non ti scomodare mai. A te manca scorza dall'uovo, ti faccio mangiare, capito? È l'inguante che non si altro, ma se non mandiamo un pulcinello, non faccio vedere. Non ce l'ho! Come? Te l'hai là, ce l'ho! Se l'hanno rubato! Pulcinello. Se l'hanno rubato! Ti faccio vedere io. L'hanno rubato, ti faccio vedere l'inguante che non si altro. Dammi il pulcinello! Non ce l'ho.
grazie assai, signora De Lucia. Grazie assai per l'olio. Quando volete voi, potete sempre venire in casa nostra. Quella signora De Lucia è sempre gentile con noi. E mi ha domandato come mai vostra moglie non è venuta. Io gli ho detto quella è impegnata ai fornelli, alle pulizie di casa, che gli volevo dire? Ha detto una mezza bugia, ma non va niente, non va niente. Ecco qua, lo mettiamo qua, mettiamo. Dove sta l'uomo? Dove sta l'uomo? Dove sta l'uomo che stava qua dentro? Dove sta l'uovo che stavo qua dentro? Ma che vuoi scherzare? Io voglio sapere dove sta l'uovo che stava qua nel piattino. Tu vuoi sapere da me dove sta l'uovo che stava nel piattino? Ma che è un gioco di società questo? Voglio sapere dove sta l'uovo, Cristina. E io? Non te lo posso dire dove sta l'uovo. No. No. Perché se te lo dico, qua. Succede il 48! È il 48 oggi, è il 48 di mano, succede il 127! E il 127! Ma chi la sente la signora De Lucia, signora Cugetto Quartepiana, signorina? Ma che stia accucchiando? Ma che sia asciuta pazza? Io ti ho fatto una domanda! Ecco, dove sta l'uovo? Dove sta l'uovo? Sì! Che stucca qui! Che combinate? Ha fatto cadere in terra e si è rotto. Ha rotto l'uovo. E adesso resto digiuno, adesso. Sì, signore, resti digiuno. Ma tu che vuoi da me? Che vuoi da me? Io mi vengo con papaccio, ma che vuoi dire? Non ce la faccio più. Caccialo via, uccidilo. Ma che devo uccidere? Uno scemo come lui devo uccidere. Io devo uccidere a te, devo uccidere, ecco. Che te lo sei cresciuto per tutto questo tempo in casa. Ecco. Caccialo via, basta che non vi sento più, e non ci faccio più di questa casa, me ne voglio andare. Te ne vuoi andare? Sì. E va a te, non va a fare. Me ne vado subito, perché non vi sopporto più, non ce la faccio più in questa casa. Andiamo più in questa casa, guarda. È inutile che fai la tragedia, ecco, la colpa è solo tua. Quello non lo sai educare al ragazzo, è il tapiglia povero, capito? Quello pure il dottore l'ha detto, pure il dottore, sì. Uno schiaffetto ogni tanto gli fa bene. Tu per carità, vai a chi te lo tocca il tuo gioiellino, vai a chi te lo tocca. Allora, delinquente, guarda, guarda. Questa povera donna sta piangendo per colpa tua, sta piangendo, ecco. È da 30 anni che sputa sangue appresso a te, capito o no? Avanti, vieni dentro, muovi, vieni dentro. No! Ti ho detto vieni dentro, avanti. Non voglio venire. Non vuoi venire, ma fa capriccioso, mo. Avanti. Avanti, ti vengo a prendere io, mo. Avanti, non piangere, non piangere. Ecco, avanti, vieni dentro, non piangere. Ecco, qua c'è sta la gente, se non porta. Che ce ne importa che la gente, avanti. Si sistema tutto, si sistema. Avanti, che si sistema tutto, avanti. Delinquente, imbecille, animale che non si altro. Fallo alzare che gli fa male, ecco. È da 3 ore che sta con la testa a terra. Quello è già scelto. Adesso gli fai pure il sacco in testa, ecco. Ma butta pure l'ospedale, ma butta. Anche il dottore lo ha detto. Uno schiaffo ogni tanto gli fa bene. Ha fatto una malazione. E dagli uno schiaffo, avanti. Bello, mi cuccio via. E questo è uno schiaffo, questo? Ma è malato! Sono malato! Ma quale malato? Tu sei un ruffiano! Sai, ma se non mi dai il pulcinello... Non ce l'ho! Se l'hanno rubato! Ma tu ce l'hai il pulcinello! Se l'hanno rubato! Ma rubato! Ti approfitti che c'è stata tua madre, ti approfitti. Ma quando tua madre se ne va, mi levo la cinta e andiamo a finire in questura, capito? È linguente che non si ha. E lo mi ha rotto a lui. Ha già fatto tanta fatica per prenderlo quell'uomo, ha già fatto. Eravamo 7-8 persone, eravamo. E poi vogliamo ha spaccato pure la capocchino tram, capito? Delinquente.
pure la medicina è finita. Vedete, io ogni tanto me la sucavo, perché poi suca più. E quello mi faceva bene, faceva bene la medicina. Ma tu sei la rovina della nostra casa, sei. Hai capito, no? Avanti, ma delinquente che non sei altro. Enricuccio! Ah, allora, io, questa è la signora madre, ecco. Nasconditi, che quella ti porta a fare l'ambasciata al suo giovanotte, capito? Nasconditi là. Enricuccio! Enricuccio. Ah, ma dove si sarà cacciato quel benedetto ragazzo? Enricuccio! Ah, buongiorno, don Giovanni. Buongiorno, donna Amalia, buongiorno. E donna Cristina non c'è? No, donna Cristina c'è, sta là dentro. Cristina, c'è la signora Amalia. Ah, buongiorno. Buongiorno, donna Cristina, proprio a voi cercavo. Dite. Non mi chiamate seccante, ma non mi ricordo niente più. Voglio fare il gâteau di patate per Vincenzino mio, ma non mi ricordo più se ci vanno capperi e olive. Ma quale capperi e olive? Ci vogliono le patate, il burro, la mozzarella. E pure la cipolla. Ma quale cipolla? Va bene, aspettate, ma vi vado a scrivere la ricetta. Grazie, grazie assai. Ma tu qua stai? Ascoltami bene. Lo trovi al Bar de Rosa. Bar de Rosa. Digli che fra mezz'ora, massimo 40 minuti, può venire, eh? Mi raccomando, corri, corri. Corro. Ehi, ma dove la voglio? Dove voglio? Quella signora ha mandato, che ne so dove va. Mamma, esco un momento. Torno presto. Torno presto. Mamma, soltanto felice, perché ritorno da te. La mia canzone mi dice... Mi canta la canzone. A portare all'ambasciata il suo giovanotto. Ma quando mai? Quando mai? Ma
tu non ti accorgi di niente, non ti accorgi. No. Ci ha dato pure i soldi, ci ha dato. Ma io non l'ho visto. Non l'ho visto, io non voglio che ci andiamo a compromettere con Don Vincenzo, ecco. Quello è terribile, Quello gira sempre armato ed è geloso come un otello. Quello 12 anni fa ha ucciso pure un uomo, ha ucciso. Hai ragione. Quello porta ancora un lutto al braccio, porta. Hai ragione. Mamma soltanto felice, perché ritorno da te. La mia canzone mi dice la 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 la. Ma dove sei andata, delinquente? Ma dove sei andata a portare l'ambasciata per conto di Donna Maria? No, quell'ambasciata. Non ti vergogni. Alla tua età, per 5 lire, ti metti a fare il ruffiano, ti metti a fare. Sì, 5 lire. Sì, 5 lire. E quanto da dare? Quanto da dare? 10 lire da dare. Sì, 10 lire. La cosa si fa serio, la cosa si fa serio. E quanto ti ha dato? Quanto ti ha dato? Uffa. Allora, mi ha dato una bella 100 lire. E chiamami papà! Chiamami papà! Ma quale papà? Ma chi te sa? Ma chiamami! Ma perché? Perché non ti abbiamo mai trattato come un figlio? Ecco, adesso hai avuto le 100 lire, dalle a tua madre che va a fare un poco di spesa. Ecco, ma io, i soldi non ce li ho più. I soldi li tieni giù. E che hai fatto con i soldi? Che cosa hai fatto? Ma io, i soldi li ho speso. L'ho speso. Hai speso 100 lire. E che cosa hai comprato avanti? Che cosa hai comprato? Ho comprato una cosa bellissima. Fammi vedere che hai comprato avanti. Aspettiamo, ha comprato qualcosa di buono. Hai comprato di buono. Fammi vedere che hai comprato. Hai comprato un urinale, hai comprato, e perché? Perché la notte quando esco a fare pipì fuori fa freddo! Guarda quanto è scemo, guarda! Ma non hai pensato a comprare qualche cosa da mangiare? Scemo! Quello prima si mangia e poi serve urinale, cretino! Ah, ecco. Ma io! Ho comprato anche da mangiare. Ha comprato. Mi faceva indovinare che ha comprato da mangiare, che io mi ha fatto devo urinare. Che mi ha mangiato urinare, che mi ha mangiato. Ecco qua. Ma questa è una prova. Mamma mia, che fanno questo? È un prosciuttino. No, è una scamorza. Un pollo. Che hai comprato? Ora vi faccio vedere. Una cosa buonissima. Buonissima. Che hai comprato? Aspetta. Hai chiuso buone? Ho comprato le sorbe. Hai comprato il sorbacello? Hai comprato? Quando San Maturno ci mangiamo? È un grande assassino. È quello che prende tu. Vado a prendere quello stesso. Ma comunque una che mi entra scemo. Sono malato. Vabbè, Giovanni, ormai l'ha fatto, non lo fa più. E tu dici sempre questo, dice. Ormai l'ha fatto e non lo fa più. Quello qualche volta di questo mi uccide. E tu che cosa dici? Ormai l'ha fatto e non lo fa più. Allora, ma come bisogna fare con questo delinquente, guardate. Perché hai comprato le sorbe? Rispondi. Perché le sorbe sono buonissime e fanno benissimo. No, le sorbe fanno schifo e non servono a niente, certo. Quelle si allappano in bocca, si allappano, ecco. E fanno andare di corpo, fanno andare, capito? Dobbiamo andare di corpo noi, che neanche più il corpo ci abbiamo. E siamo diventati come delle larve umane, siamo diventati. E chi se va a cattare il sorbacello? Ma che delinquente che sei, che delinquente che sei. Mamma mia, avanti, mi devi dire perché l'hai comprata, avanti. Perché? Hai trenato un fruttaiolo, che chi si cae qui, San Maturno andrà un quarto d'ora. Guardate quanto è scemo, guardate, perché San Maturno andrà un quarto d'ora, San Maturno? Io l'ho trenato un fruttaiolo da fatta fessa, scemo, altro che un quarto d'ora. Quelli ci vogliono un mese per San Maturno e il sorto, ma tu hanno un quarto d'ora.
guardate che delinquente, guardate. Ce la faccio più con questo delinquente, ce la faccio più. E adesso che stai facendo, scemo? Zitto, sto aspettando che si ammaduca! Ma la mia vita è tutta! Figurati se l'avvocato Manzil veniva in casa nostra a quest'ora. Sta qua, sta zitto! Sta qua. Zitto. È permesso? Ehi, avvocato Manzil, prego! Quale onore, avvocato, quale onore! Buongiorno, signora. Serva vostra, avvocato. Avvocato, in che cosa vi posso servire? Sono venuto a portarvi delle carte da copiare. Grazie. E a pagarvi il debito che vi devo. Avvocato, e vi siete incomodati di persone, vi siete incomodati. Sarei venuto io nel vostro ufficio, mamma, vi quanto fastidio. Ma nessun fastidio, don Giovanni. Dovevo recarmi da queste parti. Ho capito. Dunque io, se non erro, vi debbo 150 lire, beh. Precisamente, sì, 150 lire, avvocato, sì. Ecco qua. Ve ne darò 200. Perché il lavoro è stato svolto con scrupolosità e coscienza. Grazie. Siete contento, don Giovanni? Avvocato, contento. Sono contentissimo, sono avvocato, sono contentissimo. Bene. Don Giovanni? Sì. Eliminate vostra moglie. Come? Eliminate vostra moglie. Ma devo uccidere. Ma che uccidere? Io dico eliminatela con una scusa, un pretesto. Io vi devo parlare di un affare molto importante. Beh, ho capito, avvocato. Allontanate vostra moglie. Allontanate, va bene. Pensavo che dovevo uccidere mia moglie, avete capito? Io uccidere. Sì. E poi, avvocato, per 200 lire non posso mancare la pena, non valeva. Cristina, vieni qua, dammi un bacio, tu sei viva per miracolo, sei viva. Niente di me. Vieni qua. Guarda qua, prendi i soldi, vai, e vai a fare un poco di spesa. Che bellezze. Io intanto finisco di parlare con l'avvocato. Quello mi ha detto che si tratta di un affare molto importante. Mamma mia, speriamo bene, Giovanni. Compri i maccheroni. Sì. E il provolone che ti piace. Brava. Vai. Compra maccheroni e provolone. Li mangiamo stasera, ci mangiamo. Tu invece scema ti mangi il sorbacetto, hai capito? Vai. E fai di indovinare, e fai, che non è neanche avvocato. Ho eliminato mia moglie senza spargimento di sangue. Bene, non ci va, bravo. Ma ditemi una cosa. Dica, avvocato. Ma voi, in questa casa, vi trovate bene? Avvocato, come potrei? Questa è una casa fredda, umida, talmente fredda, avvocato, che abbiamo eliminato i vetri, perché chi lo sa quando andavano fuori, si e quando ci vogliamo riscaldare un po', ci affacciamola fuori alla finestra, e alla finestra. Don Giovanni, sì. Quanti ambienti sono? Quale ambiente, avvocato? Sono due ambienti solo, questa è una fabbrica di ghiaccio, ecco. Ah. È rimasto solo un ghiaccio a tinta, avete capito, no? Ecco, lo vedete quella là? Questa qua? Quella è la cameretta dove dormiamo io e mia moglie. Posso? Paghiamo 1500 lire al mese, sì, come no? 1500 lire? Non me ne parlate, avvocato, mamma mia. Devo ancora pagare 6 mesi arretrati al padrone di casa. Meno male, avvocato, che ci state voi che mi date il lavoro. Io vi ringrazierò sempre. Ma di nulla, don Giovanni. E ti dico un'altra cosa. Ma che fate? Ma che state? Scusatemi tanto, ecco. Vi siete spaventati. Abbiate pazienza, ecco. Avvocato, quello è un ragazzo malato, ecco. Si è infantilito, sì. Tiene il cervello come un bambino di 5 anni, dire.
ma è un ritardato allora. No, è tutto scemo, è tutto completamente scemo. Perché fa la pennacchia all'avvocato, ma? Perché ne fa? Chiedi scusa all'avvocato. No! Ti ho detto chiedi scusa all'avvocato. No! Caggio, lasciate stare. Perdonate, ma avvocato, perdonate. Io sono mortificato, sono. Ma non vi preoccupate, Don Giovanni. Avvocato, vi posso offrire qualche cosa? Niente. Avvocato, se volete niente, in casa mia ce ne abbiamo quante ne volete. Giovanni! Sì. Allora io vado a fare la spesa. Sì, brava, vai a fare la spesa, i soldi te li ho dati e puoi andare a fare la spesa. Io intanto finisco di parlare con l'avvocato. Avvocato, venite, accomodatevi. Ci accomodiamo? Sì, un affare molto importante. Bene. Giovanni! Sì? Posso andare a fare la spesa? Sì, puoi andare a fare la spesa, ti ho detto, i soldi te li ho dati, ecco, non mi disturbare, vai a fare Giovanni. La spesa. Ma che vuoi? Posso andare a fare la spesa? Hai ragione, mi ero dimenticato. Scusatemi un attimo, avvocato. E mi sono distratto. E io ho dovuto insistere. Lo so. E io voglio dire un rapporto su. Fa freddo. Fa freddo, lo so. Avanti, metto due rapporti che sono freddo. Quello mi va grande, mi va. Lo so, metto il muro subito. Scusate, perché. Prego. Ma non so, ma... Avvocato, avete visto, avvocato? Io e mia moglie siamo come la funicolare, ecco. Uno va e l'altro viene, non potremmo mai essere così, ecco. Ho capito, non so, ho capito tutto. Io per questo sono qua. Lo so. Dunque, sì. Veniamo a noi. Come dicevo prima, io vi devo parlare di un affare molto importante. Don Giovanni? Sì. Lo volete un figlio? Ma state scherzando, allora, ecco. Quello noi a stand mangiamo noi tre, anzi, sa che vi dico? Se lo volete a quello, se lo regalo. Ma questo figlio non resterà con voi in casa vostra. No. Lui vuole solamente poter dire Giovanni Ruppolo è mio padre e poi non pretenderà più nulla. Io non so come capire niente di più, mi gira la testa. Non Giovanni, sentitemi bene. Di che si tratta? Si tratta di un giovanotto che io conosco da tanto tempo. Ho capito. Il quale vorrebbe sposare una signorina ricchissima. La figlia del Marchese Branco. Sicuramente ne avrete sentita nominare. No, avvocato, io questo Marchese Branco non lo conosco. Ma come? È una delle famiglie più importanti aristocratiche di Napoli. Avvocato, ma noi frequentiamo altre famiglie, ecco. Altre famiglie. Noi frequentiamo a Peppo Fedente. Peppo Fedente. Qui a Cicillo Orchione. A Giacinta Acecata. Ma questo Branco non lo conosciamo. Ecco. Comunque, è proprio per questo motivo che nasce l'inciampo per il matrimonio. Ho capito. Questo giovanotto non ha padre. Non ha padre? No. È morto. La madre è morta. Il padre non l'ha mai conosciuto. In poche parole, è figlio di NN. È proprio per questo motivo che il marchese si è opposto al matrimonio. Perché altrimenti tutte le altre famiglie aristocratiche non gli aprirebbero più le porte, capito o no? Ho capito. Ma c'è un problema. Che c'è la povera Teodolinda che piange e si dispera, lo so. Ma è uscito pure Teodolinda. E chi la conosce? Non la conosco. Chi è? Teodolinda. E chi è? La figlia del Marchese Branco. È la figlia? Don Giovanni. Sì. Che rimanga tra di noi, eh. È un poco bruttolino. Oh. Anzi, è assai bruttolino. Sì. Ma porta 100 milioni in dote, porta. E chi ha visto qua? Capite? 100 milioni. Sì. E allora il suo principe azzurro ha incaricato me di trovare qualcuno che potesse legittimarlo. Io ho pensato che quel qualcuno potreste essere voi. Voi darete il nome al giovanotto e lui, in cambio, vi darà 100.000 lire. Avvocato, voi dite che lui mi darebbe 100.000 lire a me? Ma io, avvocato, per 100.000 lire sono disposto a fare qualsiasi cosa. Don Giovanni, ma sono stato stesso io incaricato di versarlo.
30.000 lire subito. Ma subito 30.000. Se accettato. Sì. E 70.000 lire dopo il riconoscimento. Don Giovanni, che ne dici? Che devo dire? Guardate, avvocato, sono sudato. Ha sudato? È la prima volta che uno suda in questa casa così fredda, mamma mia. Non mi era mai capitato. Vi grido, vi grido. Avvocato, che cosa mi consiglia? Che vi consiglio? Sì. Io vi consiglio di accettare senz'altro. Ma avvocato, non è che sotto sotto c'è qualche imbroglio? Assolutamente no. 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 Tutto regolare. Tutto regolare. Voi non avrete nessuna noia. Quando il giovanotto si sarà sposato alla signorina, voi diventerete il suocero della figlia del marchese Franco. Avvocato, voi credete che io posso fare il padre del principe azzurro? Posso fare? Ma certamente, Don Giovanni. Allora, voi avete una bella figura. Allora avvocato, accetto. Oh, benissimo, Don Giovanni, benissimo. Grazie, avvocato. Siete il mio benefattore, sì. Siete il mio benefattore, sì. Allora sì. Mi raccomando, Sì. Ci vediamo dopo domani mattina. Dopo domani mattina. Mi raccomando, Don Giovanni. Arrivederci. Arrivederci, avvocato, arrivederci. Avvocato, un momento. Dite, Don Giovanni. Mi ero dimenticato. Dite. A voi non mi avete detto che mi davate subito 30.000 lire? Ah, l'ho detto. A me sembra proprio di sì. Sì, sì, l'ha detto, l'ha detto. Avete visto? Puro scemo vi ha sentito. E che cosa ha detto Ricuccio? Che ha detto la Ha detto 30.000 lire subito e 70.000 lire dopo il riconoscimento. Se ricordo tutto cosa un giovanotto, se ricordo. Mi sono scemo, mica sono subito. Ma mi dovete perdonare, ma capite, con tutte queste cose da fare. Dunque, abbiamo detto 30.000 lire. Sì, 30.000 lire, 30.000 lire. 30.000 lire. E una... Avvocato, un momento. Cos'è questa? Chi è? Chi è? È 10.000 lire, Don Giovanni. Faccio questa 10.000 lire. Piacere, Giovanni Ruo! Mamma mia, quanto sei bello! Io ti conoscevo soltanto di nome, ti conoscevo. Non ti avevo mai visto di persona, non ti avevo mai visto. Dove stavi che non ti trovavo mai? Dove stavi? E quanto sono bello. E due. E due. Mamma mia. E tre. Mamma mia, avvocato. Don Giovanni, e con queste? Fanno 30.000 lire! Fanno 30.000 lire, avvocato, ma vi devo firmare una carta, un impegno, qualche cosa? No, nessun impegno. Ma nessun impegno. Voi dovete avere ancora 70.000 lire e quello sarà il vostro impegno. Mi dite, è difficile che io cambi idea. È impossibile. E allora a quando, avvocato, a quando? Allora ci vediamo dopo domani mattina. Dopo domani. Io vengo qua con il giovanotto e tutti e tre andiamo dal notaio. Va bene, va benissimo. Don Giovanni. Ma posso stare tranquillo? Avvocato, quante volte si parla? Tranquillissimo. Benissimo, allora ci vediamo dopo domani, Sì. Mi raccomando. Puntuali. Sì. Avvocato, io dopo domani mattina alle 5 sono sotto al vostro portone. Alle 5? Facciamo alle 5.30, alle 7. È troppo presto, Don Giovanni. Vabbè, facciamo alle 6.30, alle 7. Ma come? Sentite, fate quello che volete voi. Capito. Avvocato, sai che cosa faccio? Mi verrò proprio a dormire sotto al vostro portone, così quando scendete mi trovate là, mi trovate. Don Giovanni, sì. Tanti rispetti alla vostra signora. Arrivederci. Arrivederci, vi servirò, vi servirò, vi servirò. Quando sono bello, quando sono bello, io non capisco niente più, non capisco quando sono bello, quando sono bello.
Hai permesso? Chi è? Sono io, Don Giovanni. Ma mi che spavente che mi hai fatto mettere concetto, mamma mia. Scusate. Io mi pensavo che già erano venute le mariuole, avevano saputo dell'accaduto. Che vuoi, concetto, che vuoi? Smettete, che vostra moglie mi ha detto che si è dimenticata la bottiglia dell'olio. Mi ha mandato a me a prenderla. E che ci deve fare con la bottiglia dell'olio? Che moglie, ci deve fare? Don Giovanni mi ha detto che deve comprare un misurino d'olio. Un misurino d'olio? Scendo io, caro. E voglio comprare una damigiana d'olio, una damigiana di vino bianco, una damigiana di vino rosso, una damigiana di vino blu. Ma già prego la cucina, vado a fare una grande spesa, vado a fare. E voglio comprare 100 kg di patate, 100 kg di peperoni, 100 kg di murignana, 100 kg di cucuzziella e 100 kg di mummerano! Vado a fare la spesa, concetta! Vado a fare la spesa, concetta! Vado a fare la spesa! Oh, mamma mia, mi sarei andata in capo a Don Giovanni! Enrico! E tu stai là? Sì, sto qua! E che stai facendo? Sto giocando e sto tagliando le figurelle! Ah, e cosa l'hai fatto tu? Questa è una nave! Vista, poi questo è un pesce? È un pesce cane. È un pesce cane. Questo è un gabbiano. Guarda come vola. Vola pure. Ma tu sei proprio bravo. Grazie. E senti un po' che ha concettato tuo, ma io ho visto a Don Giovanni che stava come un pazzo, ma che è successo qualcosa? Si sapì. E allora qualcosa è stato. Lo vuoi sapere? Se me lo dici. E io te lo dico, te lo dico, te lo dico. E allora racconto tutto a concettatura. Racconto tutto a concettatura. Vai piano piano, però vai presto, che devi andare ancora a consegnare la posta. È successa una cosa bellissima. Ah, e allora è una cosa di grande magnificenza. Bene. Però, ora che te lo dico, tu non mi credi perché dici che io sono bugiardo. Concetta tua ti crede, concetta ti credi, ti voglio bene e ti credi. Allora io te lo dico, però tu zitto. Zitto, zitto, concetta non dice niente. È venuto un signore, elegante, con la sciarpetta qua, il cappello qua e i baffetti qua. E questo signore è entrato, si è seduto e ha detto... Che dice, dice? Sto dicendo, dice, dice. È venuto un signore, elegante, con la sciarpetta qua, il cappello qua e i baffetti qua. E questo signore è entrato, si è seduto e ha detto... Che dice, dice? È venuto un signore elegante con la sciarpetta qua, il cappello qua e i baffetti sempre qua. E questo signore è entrato, si è seduto e ha detto: dice, dice. E mo perché piangi? È venuto un signore elegante, con la sciarpetta qua, il cappello qua e i baffetti sempre qua. E questo signore è entrato, si è seduto sulla sedia e ha detto... Ha detto.
Dici. Giovanotto, abita qui Don Giovanni Ruppolo? Sì, questa è casa sua. Oh, meno male. Io ho fatto le scale avanti e dietro senza trovare nessuno. Fammi una cortesia, vammela a chiamare. E non posso. E perché? È uscito. No. Sì. No. Sì. No. Sì, quando è per il Dio. E quando torna? Torna fra un'ora e mezza. E no. Sì. No. Sì. No. Sì, quando è per la Madonna. Ma io non posso aspettarmi, io treno per Roma, devo partire per Roma. Allora, signore, fate una cosa. Che cosa? Lo aspettate qua. L'aspetto qua? Beh. E quando torno? Tra un'ora e mezza. E te l'ho detto, non posso aspettare. Non puoi aspettare. E allora, signore, fate un'altra cosa ancora. E che cosa? Lasciate un'ambasciata a me. Un'ambasciata a te? Io di mestiere faccio l'ambasciata. Ma dimmi una cosa, ma tu chi sei? Io chi sono? Ah. Il figlio. Il figlio? Ah. Il figlio? Ma io non sapevo che Don Giovanni avesse un figlio. Un figlio? Ah, aspetta, ma tu sei il Ricuccio. Il Ricuccio? Tu non sei il figlio. Tu non sei il figlio. Signoro, mamma mia e papà mio murettano. Murettano? Morirono. Morirono? A me hanno sempre detto che muretto. E Don Giovanni e Donna Cristina mi crescettero. Mi crescettero? Ti crebbero. Crebbero? Crebbero. Io sono un vecchio amico della famiglia Ruppolo. Bravo! Erano ben 7 figli. 7 figli? Il maggiore. Attende il riposo. Andò in America. In America? E fece fortuna. Ah, signoro, ma io non mi ricordo. E si capisce, cosa ti vuoi ricordare? Sono 20 anni che non vedo Don Giovanni e Don Federico. Era il loro vecchio noteo di famiglia, quando se la passavano bene. Purtroppo Don Federico è morto e ha lasciato tutto al fratello, a Don Giovanni. Ehi. 50 milioni! 50 milioni! Contanti! Sono tanti! Il testamento è stato consegnato a me dal consolato, in quanto la buon'anima in questa occasione ha fatto il mio nome. Qui! È una bella notizia, no, quella che ti porto. Quale notizia? Ma come che notizia? I soldi! I soldi? Ma quello che ci deve fare papà con i soldi? Quello, papà i soldi ce li ha! Quello ha fatto un grande affare! E che affare ha fatto? Dimmi. Ha fatto un affare che lo farà guadagnare 100.000 lire. 100.000 lire? Ah. È brava Don Giovanni. E come mai lo fa guadagnare 100.000 lire? Perché? Perché dopo domani, papà, con l'avvocato, vanno dal notaio a riconoscere un figlio. Un figlio? No! Sì! No! Sì! No! Ma chi se non mi crede mai? Ma non deve andare a riconoscere un figlio, altrimenti Don Giovanni perde tutta l'eredità. E Ricuccio, scendi, vieni qua. Scendi. Ma dimmi una cosa, Ricuccio, ma chi è questo giovanotto che papà deve andare a riconoscere? Ma tu lo sai chi è? Io lo so chi è. Lo vuoi sapere pure tu? Eh sì, che lo voglio sapere. Allora io te lo dico, però... Zitto. Allora, c'è un giovanotto che vuole sposare... una signorina ricchissima, una certa Teodolinda. Teodolinda? Una certa Teodolinda. Quindi è brutto nome. E non è brutto sul nome. No. È brutto pure la figliola. Pure la figliola. L'avvocato ha detto che è brutto assai. Pozza mia, c'è andato a uscire in faccia. Non uscire in faccia, però c'è i soldi. Ah, allora. E i soldi fanno una vincita. Però, il padre Branco non vuole. Non vuole? No. E perché non vuole? Perché ha saputo che il giovanotto è figlio di Nenenna. Nenenna. Ma spiegati bene, spiegati figlio mio, c'è quello per loro. Spiegati bene, figlio mio.
Allora è venuto un signore elegante con la ciabatta qua, capello qua e papetti qua, che gli ha dato 30.000 lire subito e dopo che saranno andati dal notaio gli daranno altre 70.000 lire. E no! Non lo deve fare! No! Se è legittima quella, perde tutta l'eredità! E perché? È perché il testamento dice che se Don Giovanni è un figlio legittimo, l'eredità passa a questi, cioè al nipote di Don Federico. E il giovanotto senza fare niente si pappa tutto lui, si pappa, e qua bisogna subito avvisare a Don Giovanni. Ma dai, giochiamo? Enricuccio, ma che giochiamo? Giochiamo, io un treno per Roma, devo partire subito, io ho un'apertura di testamento, un'apertura di ma tanto assai, dai. Te l'ho detto un'ora, no, io non posso aspettare, io devo partire, non posso aspettare. Enricuccio, vieni qua, questo è il mio biglietto da visita. Notaio Bagliulo. Quando viene Don Giovanni, gli racconti tutto il fatto. Tutto il fatto. Gli devi dire che il fratello maggiore Federico è morto in America. In America! Gli ha lasciato un'eredità di soldi. Soldi. 50 milioni. 50 milioni. E soprattutto ricorda di dirgli che non facesse la sciocchezza di riconoscere il giovanotto, altrimenti quello, senza fare niente, si pappa tutto lui. Si pappa tutto lui. E state tranquillo, diventando ricco Don Giovanni. E diventi ricco pure tu. Ciao! Come dici? Ciao! No! Non deve riconoscere il giovanotto! 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 Come dice Ricù? Non deve riconoscere! Bravo! Non deve riconoscere il giovanotto! Non deve riconoscere il giovanotto! Non deve riconoscere il giovanotto! Chissà se ha capito! Non deve riconoscere il giovanotto! Non deve riconoscere il giovanotto! Don Pietruccio! Enrico! Vieni a casa! Chi era quello? Andate che è un amico di Don Giovanni! Non avete paura! Andate che la signora Amalia vi sta aspettando! Ma non vi ha visto la portiera? La portiera! La portiera! La portiera stava dentro dal tabaccato, che le chiacchierava, non mi ha visto proprio, me lo sono aiuto. Ecco. Bravo, perché quella è una trachera. Grazie. Andate, che la signora Maria mi sta aspettando con ansia. Si fa entrare. Soldi assai. E allora andate. Andate, non vi preoccupate, che vi faccio trovare la strada libera. Andate, forza Don Pietruccio, fatevi onore. Bussate. Ecco che la signora Amalia vi sta aspettando con le sisse di fuori. Bussate. Avete la ciao! Hai capito, sto bello vaglione? Si sarà fatto un grande azzabaglione! Prima di andare dalla signorona, a moglie tu burnuto! Siate di quelle caricate che non si hanno burnuto! Capire questo? Capire questa bestia! Siete di quelle che non si hanno burnuto! Ma ci sta ambasciatore, capite, senti da un secondo, che vuoi fare come tu vivi? Disgraziato, addosso, di quelli che io, la giubiliata coppa fa, disgraziato. Già sei, mannaggia, ruffiani che non sei altro, non puoi fare succedere una tragedia, per succedere, mannaggia a te, eppure la luce, se ne è chiunto, pure la luce. Arrivo, tu non ti mettere paura, io mi vado a prendere una candela, non ti mettere paura, aspetta qua. Giacchino! Quanto sta? Disgraziato!
Lascia parlare a me. Dunque, dottoressa, ecco, quindi il ragazzo l'abbiamo un po' scelto, ecco, ma del resto si vede, ecco. Però ce lo siamo cresciuti lo stesso, a lui non è il nostro figlio. Sì, perché quello quando mia sorella bacia l'anima. Per non perderti in chiacchiere inutili che la dottoressa affretta, ecco. Come vi dicevo, dottoressa, il ragazzo è figlio della buonanima di sua sorella, ecco, che morì in seguito ad una malattia. Sì, sì, chi diceva meningite, chi diceva polmonite. Ah, ma ti vuoi stare zitta? Quella la dottoressa Fretta. Ecco. Dunque, dottoressa, quindi. Don Giovanni, visitiamo l'ammalato. Queste cose non interessano la scienza. Lo so, ma non interessano a voi, ma possono interessare a me, perché voi potreste pensare, ecco, come mai Don Giovanni tiene un figlio scemo? Che sia chiaro, dottoressa, questo non è mio figlio. Vieni qui, togliti la giacca. Avanti. Sì, togli la giacca. Piano piano, avanti. Non ti fa niente, dottoressa, non ti fa niente. Stai tranquillo. Che non ti faccio niente. Non ti fa niente. Stai calmo. Adesso respira forte. Respira forte, avanti. Più forte. Adesso di 33. Non lo può dire 33. L'apparato respiratorio è a posto. Controlliamo il cuore. No. Non ti preoccupare. Stai calmo. Qui non ci siamo proprio. Tu già sei scemo. Ora sei diventato muto. Cosa aspetti? Stai per farti venire un infarto. Hai ragione. Siediti e controlliamo i riflessi. Siediti. Dottoressa, non gli fate male, eh? No, quale male? Non ti preoccupare, non fa niente, dottoressa. Vieni qua. Non ti fa niente. Quello è un giocattolo, Stai tranquillo, non ti faccio niente. No. Accavalla le gambe. Sì, accavalla. Stai fermo adesso, Stai fermo! No, è la reazione nervosa. Ho capito. Non te la faccio, Rinca! Dottoressa è brava! Stai tranquillo, non ti faccio niente! Non te la faccio, Rinca! Non ha fatto niente. Però che scostumato! Dottoressa, ma io ve l'ho detto che quello è scemo! Ecco! Ma è una cosa grave! Ah sì! Si tratta di un trauma di origine nervosa. Il ragazzo è indubbiamente di natura epilettoide e quindi predisposto all'infantilismo. Adesso è ritornato allo stato in cui si trovava prima di apprendere l'uso della parola. Bisognerà rieducarlo, cominciando dai primi elementi e dalle parole più semplici, come mamma, papà. Dottoressa, come se fosse un neonato. Ecco. Esatto! E quella abbiamo incominciato da poco, abbiamo ricominciato, ecco. Ci abbiamo messo 30 anni per impararla a parlare, Lo so, è una cosa lunga. È lunga. A meno che non si verifichi il caso che una forte emozione gli faccia tornare di colpo la parola. Speriamo. Così, come l'ha perduta. Speriamo. Altrimenti, allenandolo 2-3 ore al giorno, potrebbe essere necessario qualche anno prima che il ragazzo riacquisti la favela. Adesso vi prescrivo un calmante per i nervi. Sì, sì. Va bene. Andiamo calmo. Almeno è un calmante. Ricky. Fai bravo, Gliene date 3 cucchiai al giorno dopo i pasti. Dopo i pasti. E quando glieli diamo, noi, dottoressa? Ebbene, non avete cucchiai? No, perché 3 cucchiaini al giorno dopo i pasti non gli possiamo dare, ecco. No, non abbiamo i pasti, noi cucchiamo, ecco. Mi dispiace, ma va preso assolutamente a stomaco pieno. E va bene, dottoressa, vuol dire che ci arrangeremo, ecco.
Qualche sorbacello va bene, no? No, 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 ah, no, no, no. Le sorbe no, dategli lo sciroppo. Va bene, ma per quanti giorni? Per 3 mesi. Anche per 3 mesi? Non è che dopo parla troppo? Don Giovanni, voi avete sempre voglia di scherzare. Dottore, grazie tante. Grazie a voi. Torno più tardi a vedere il Ricuccio come sta. Mi raccomando, agitate sempre la bottiglia prima di dargli la medicina. Sì, sì, sicuramente. Arrivederci. Grazie, amore. Arrivederci, dottoressa. Arrivederci. Cristina, hai sentito la dottoressa? Vai in farmacia e vai a comprare una bottiglia di Proton per il ragazzo. Come ci vado in farmacia? Io non tengo manco più un soldo. Ma come, hai finito tutti i soldi che ti ho dato ieri? È finito. Ho pagato i debiti. Hai pagato i debiti. E non do l'uasso, Isra, non do l'uasso. Ecco, quando io faccio un piccolo affare, tu non devi pagare i debiti. Hai capito? Se no l'affare lo fanno, gli altri lo fanno. E dammo qualche cosa. E dammo qualche cosa. Ma io se non mi è rimasto niente, fammi vedere. Come ha già accattato questa medicina? Vai. A proposito, torna presto che io devo andare a portare dei documenti importanti all'avvocato. Sì, e mi raccomando, domani mattina mi devo svegliare presto perché devo andare pure dal notaio. Ti metto la sveglia. La medicina non dà, papà, non ti preoccupare. La siringa, non te la faccio fare, la siringa. Perché cucchiano? Tu non puoi parlare, è vero, vuoi parlare con me, ma non puoi parlare, non puoi parlare. Io ogni tanto ti spavento, ma tu non ti spaventare. No. Vabbè, tu vuoi comunicare con me, non puoi comunicare. Non puoi comunicare con me, come si andrà a fare con te, come bisogna fare con te, come bisogna fare. Avanti, facciamo così, non ti agitare. Fai le mosse e vediamo se io capisco. Vediamo se io capisco. Piano piano. Dai, una parola, che cos'è questo? Vabbè, è il mare. È il mare. Saluti i soldati. Saluti. Non capisco. Piano. Il mare. Non capisco. Il mare lontano. Lontano il mare. A me. Ah, il mare è lontano da me. Il mare chi ne è? A me. A me, fete! Un mare chi ne mette, si sapeva che la merda fede! Si muore dalla puzza che la merda, mamma mia di cui! Mamma mia di cui! A me te fede! A me te fede, che brutto! È fede, va. Tu già sei brutto, non ti agitare, ecco, che diventa ancora più brutto con le smorfie. Avanti. Padrona brutto! Tu sei brutto! È bello Ricuccio! È bello! Se capisci! Che ogni scarrafone è bella, la mamma sua è bello! Avanti! Tu cerca di parlare perché papà non può spendere i soldi né per le medicine né per il dottore! Sei diventato come un neonato, sei diventato. Guardate che schifezzi neonati che è diventato, guardate. Avanti, facciamo una cosa. Adesso devi parlare come parlano i bambini piccoli. Ripeti appresso a me, vediamo se ti parli. Mamma. È una parola, non riesce niente. E dice papà. Niente, non riesce niente. Allora diciamo oh babà, oh babà. Non riesce niente. E fai la cacca, avanti, fammi vedere, fai la cacca.
Ah no, la cacca là, che stai facendo? La cacca in bocca! Devi parlare con la cacca, devi parlare, eh! Ma dava tantissimo, ma fa pure un brogliato, fa! È puzza la cacca, allora, vediamo come bisogna fare, come bisogna fare. Vabbè. Ti do un soldo ogni parola che dici. Papà! Potenza del denaro! Come ha sentito solo da parlare, lo delinquente, ecco qua, avanti. Mamma! Vabbè, non parlare troppo che andiamo a finire all'elemosina adesso, avanti. Anzia! Guardate in che situazione mi ha aiutato a mettere questo aiuto, guarda! Avanti! Anzi! La nonna! La nonna è morta, la nonna non ci sta più, che fa la nonna? Oh. No! Adesso devi parlare senza soldi, hai capito? Devi parlare senza soldi. Avanti. Ripeti appresso a me. Pu pu. Pu pu. Bravo, bravo, bravo. E ora dici pipi. Pu pu. Ecco, dice sempre pu pu. No, devi dire pipi. Pu pu. Pipi. Pu pu. Qua la pu pu, la pipì che fa. Pu pu. No, no. Il pulcinello, ma stai coppiando nuovo pulcinello, ma stai coppiando. Dammi il pulcinello, muoviti! Dammi il pulcinello! Ti ho detto dammi il pulcinello! L'hanno rubato! Ma se non lo vedo faccio vedere io! Vado a prendere là il pulcinello! Avanti, vado a prendere là! Disturbo, da già! Scusatemi il brigadiere! Accomodatevi il brigadiere, ecco! In che cosa vi posso servire? Posso offrire un bel bicchiere di vino? No, grazie, in servizio non bevo. Meglio così, perché il camano c'è da scrivere. Ma Giovanni, dovrei interrogare un momento il ragazzo. Ah, sì, no, interrogatelo pure, però vi rispondo io. Di che si tratta? No, mi deve rispondere lui. Mi deve dire cosa ha visto e sentito ieri sera, quando c'è stata quella lite tra moglie e marito. La lite tra Donna Amalia e Don Vincenzo? Ah no, niente, quelle si sono riappacificati, si sono. Lo so, ma il commissario vuole sapere se veramente sono stati sparati dei colpi di rivoltella. Io, brigadiere, non lo so perché io non c'ero, ecco, io non c'ero qui in casa, quindi non lo so. Ecco qua, vedi, qua ci sta mia moglie, lei lo sa, domandate a lei. Buongiorno, brigadiere. Prego, sedi. Sapreste dirmi chi è che ha sparato ieri sera due colpi di pistola? Ieri sera? Hanno sparato due colpi di pistola? Io non ho sentito niente! E tu, Enricuccio, lo sai chi ha sparato? Leva sta mano! Lui non sa niente! Lui ha dormito tutto il giorno, ha dormito, sì. Insomma, qua nessuno ha sentito niente! Niente, niente! Nessuno ha visto niente. Oh, niente, niente. E non è successo niente. Niente, niente. E quindi non mi resta che riferire che nello stabile di Viere Lavi 54 non è venuto alcunché. Alcunché. State buono. Arrivederci, brigadino. Sì, e posso entrare? Entrate! Ah, allora, io non voglio sapere niente, non voglio sapere niente. Donna Cristina, sì, ho visto venire il brigadiere. Che voleva? E che volevi, brigadiere? Volevo sapere ieri sera chi ha sparato nel palazzo. Ma noi non abbiamo parlato. No, nessuno, per carità, nessuno. Chi aveva sparato? Quello, Vincenzino mio, è innocente. Oh, è innocente, Vincenzino. Ha sparato, è vero, ma perché è un uomo focoso. Si è adombrato per certe voci che girano su di me qui nel palazzo. Donna Cristì, parlano male di me. Voi vedete. E per forza, donna male, che debbono parlare male di voi. Non mandate più Enricuccio a portare le ambasciate al vostro giovanotto e vedrete che nessuno parlerà più male di voi.
E state tranquillo, don Giovanni, perché non capiterà più. Ah, meno male. Col giovanotto è tutto finito. Tutto finito. Ma mio marito mi ha perdonata. Meno male. Ma, don Giovanni. Sì. E adesso io come farò? E che ne so io? Don Giovanni, io ogni tanto mi devo abbandonare. Mamma mi torna male, ma ci volete provare con me adesso? E don Giovanni, sì. La carne è carne, io mi devo abbandonare. No, donna Male, abbiate paziente, non vi abbandonate, perché se qua vi abbandonate, capo sta a me guarda. Don Giovanni, mi abbandonavo, e adesso non mi abbandono più. E come mai? Amalia! Perché lui non mi abbandona, ed io non mi posso abbandonare. Ho capito. Vengo! È arrivata la Madonna dell'abbandono. Don Giovanni. Sì, avvocato. Prego, per uscire. Accomodatevi, avvocato. E come mai? Siete in anticipo. Non dovevate venire domani. E il notaio parte. Oggi. E l'atto lo dobbiamo firmare oggi stesso. Oggi? Avvocato, allora i soldi me li date oggi, me li date? Certamente. Perché io voglio fare una sorpresa a mia moglie, però non diciamo niente. Aspettate, don Giovanni, sono io che voglio farvi una sorpresa a voi, aspettate. Voi a me? Mamma mia. Signor Barone, prego, salite, prego. Il barone in casa di mamma mia. Ma io mi vergogno, mamma mia, un momento. Io lo faccio entrare, eh! Un momento solo, mamma mia, mi vergogno. Voi rimanete qua, non entrate. Mamma mia. Entrate, barone, entrate! Nella mia umile casa, il barone! Mamma mia, quanto è bello! Avvocato, sembra un'apparizione. Barone, sì. Vi presento Giovanni Ruccolo, vostro padre. Don Giovanni, il barone Sandrino di Torre Padula, vostro figlio. Piacere, figlio mio. Più indietro. Va bene, qua. Piacere, figlio! Avvocato, che devo fare? Ancora più indietro. Acca già dirigerò il traffico. Va bene, qua. Piacere, figlio mio! Quale onore potervi... E state zitto! Avvocato! E quello sarebbe il tale che vi riconosce come figlio, barone. Quello no. E potevate trovare di meglio, ma come posso presentare un padre simile? Ma perché? Non si presenta poi così male. Non si presenta male. Ma, don Giovanni, ma che cosa vi combinate? No, vi combinate, ma quello è entrato all'improvviso, è entrato. Ma io dicevo a voi. Ho capito. E sistemate una cosa. Ma io non mi aspettavo, ecco, la visita del signor barone. Ah, ecco qua. Così già va un po' meglio. Va meglio. Portatevi un po'. Oh. Va bene. Vedete, barone. Ho un bel portamento. Don Giovanni. Sì. Adesso... passeggiate. Dove devo andare? Qua, in casa vostra dovete passeggiare. Devo fare una camminata normale, ecco, per far vedere a lui. Bravissimo! Ecco, per far vedere a lui, eh. E poi che devo dire? Oh, che bella giornata! Che bella, oh, giornata, che bella giornata! Che bella giornata! Bella, giornata. Sì. Oh, che bella giornata! Oh, che bella giornata! Oh, che bella giornata! Oh, che bella giornata! E don Giovanni? Sì? Adesso immaginate di incontrare la contessa. La contessa? Signora contessa, la vita è una chiave, che ci volete fare? Venite sotto al braccio mio, signora contessa, venite sotto al braccio mio. Don Giovanni? Sì? Più sotto.
Se venite sotto al braccio mio, signora contessa, avete visto che bella giornata? Don Giovanni! Sì? Più sciolto! Più sciolto, ancora più sciolto! Signora contessa, che bella giornata, signora contessa, avete visto? Don Giovanni, è più sciolto. Avvocato, ma io più sciolto di così mi squaglia, ma che c'ha fatto? E dovete camminare normale. Devo fare la camminata normale, devo fare. La camminata normale, però. Guardate come cammino bene, posso guardare. Avvocato, fatelo fermare. Don Giovanni, fermatemi. Avvocato, fatelo fermare. No, non posso fermare più, ma mi sono gabbiato. Avvocato, fatelo fermare. Don Giovanni, fermatevi. Ma che devo fare? Niente! Non dovete fare niente! Non devo fare niente, perché? Perché non va bene! Non va bene! Voi mi avevate parlato di un tipo distinto. Avevate detto tiene una figura da professionista. Pare una persona per bene. È elegante! È elegante quello là! Ma perché non è elegante, Barone? Ma fa un po' piacere. Ma scusate, non vi va bene? No, non mi va bene. Ma come? Dopo quello che gli abbiamo dato. E potevamo spendere anche meno. Meno? Voi spendevate meno di 100.000 lire. Avvocato. Ma non mi vuole più. Aspettate, aspettate, Don Giovanni. Barone, io per 100.000 lire solamente un uomo come lui potevo trovare. Un miserabile. Uno con l'acqua alla gola, un morto di fame, e non è vero, Don Giovanni? Come no, come no? Ormai è fatta. La colpa del resto è stata mia, perché prima di cacciare le 30.000 lire, il soggetto me lo dovevo scegliere da me. Barone, ma che volete dire? Che io non so fare il mio lavoro? Non lo sapete fare. Barone, io meglio di così non potevo servirti. Io dove lo trovavo un uomo disposto a rischiare anche la galera? Ma quale galera? Quale galera? Ragazzi, pazzo. Ma volete scherzare? No! Non sto scherzando, Don Giovanni, la galera, sì. Ma la galera. Perché qua, si se scopo fatto, ci stanno 5 anni là. Ma loro, questo lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire? Avvocato, questo fatto me lo dovevate dire ieri. Farsi in alto pubblico! Ben zitto! Sono 5 anni, barone! Sono 5 anni, perché non me l'avete detto? E che ve lo dicevo a fare? Voi in queste condizioni che vi trovate, non avreste accettato? No, sì, magari avrei accettato anche lo stesso, però si discuteva della cifra, ecco. Adesso, visto che c'è il pericolo della galera, dobbiamo aumentare la cifra. Ma che aumentare? Ma che aumentare? Sì, signor Barone. Dobbiamo aumentare la cifra, ecco, perché io ieri non sono stato messo al corrente del rischio della galera. Avvocato, E può andare in galera quello là? No, no, no. Hanno già cambiato la legge. Hanno cambiato la legge. All'improvviso hanno cambiato la legge. Ma come prima avevate detto che c'erano 5 anni di carcere. Ma se c'è la denuncia... Ma chi volete che vi denunci a voi, Don Giovanni? Lui! E lui non avrebbe interesse di farlo. E che fate lui? Vi autodenunciate voi? E non mi sembra proprio il caso. Ho capito. E allora il fatto rimane tutto in segreto. Ho capito. Avvocato, E se poi si viene a sapere? In che modo, Don Giovanni? Avvocato, mi dispiace, no? Mi dispiace veramente. Ma se non mi date qualche cosa in più non se ne fa niente. Avvocato, svincoliamoci, che possiamo trovare di meglio? Voi trovate di meglio, trovate. Unico che cammina meglio è me, trovate. Aia da me! Avvocato, andiamo via, che cattivi, c'è sta una puzza insopportabile. Aspettate, Barone, aspettate! Non lo convinco io. Ma chi devi convincere? Ce ne fatti dare le 30.000 lire, andiamo via. E poi che facciamo? E ne troviamo un altro a poco prezzo. Un altro? E ci pensate voi? E ci penso io. E vabbè. Che ci pensate voi?
Don Giovanni, mi dispiace, ma l'affare salta, non se ne fa più niente. Certo, il rischio è grave il rischio. Don Giovanni, ma non ne parliamo più. Restituitemi la dice. Quello che dico anch'io, avvocato, è quello che dico anch'io. Arrivederci. Arrivederci, avvocato, arrivederci. Come arrivederci, Don Giovanni? Voi mi dovete restituire l'anticipo. A quale anticipo? Le 30.000 lire, Don Giovanni. Voi mi avete dato 30.000 lire a me? Certo. E non mi ricordo. Quando me l'avete data? Ma come? Non vi ricordate, no. Don Giovanni? Ieri, a questo tavolo, non vi ricordate? No. E uno, e due, e tre, Non mi ricordo. Vi ho firmato una ricevuta, vi ho firmato. No! E voi le 30.000 lire non me le avete mai date, ecco. Voi non vi ricordate i 5 anni di galera e io non mi ricordo i 30.000 lire. Don Giovanni, io vi ho dato la mia fiducia. Lo so, ma io sono una persona per bene, ecco. Sono una persona per bene, non vi preoccupate. Voi le 30.000 lire me le avete date. Ma se volete che faccia il padre del giovanotto, invece delle 70.000 lire, mi dovete dare altre 100.000 lire. E così corro pure il rischio della galera, ecco. Come? Sì, signor barone, mi dovete dare altre 100.000 lire. E voi vorreste 130.000 lire? Per questo affaruccio. Ah. E voi lo chiamate affaruccio, lo chiamate. Qua ci stanno 5 anni di galera. Ma che sono 130.000 lire? Che sono? Non sono manco 30.000 lire all'anno, non sono. Però che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Ma non se ne parla proprio, avvocato. Andiamocene, mica ci sta la puzza peccato, proprio non so poco. Un momento, avvocato. Questa è già la seconda volta che diciamo, ecco. Siete voi che puzzate di profumo, avete capito o no? In casa mia noi ci puzziamo di fame, ma non abbiamo altre puzze. Che dobbiamo fare? 100.000 lì o l'affare salto? No, facciamo 120.000. 120.000? Sì. Manu, 120.000? Niente, non caccio una lira di più della cifra pattuita. E allora facciamo 110.000? 110.000? Sì. Manu, 110.000? Ma che stiamo per caso? Stanno... Aspettate, Manu, aspettate! Aspettate! A dopo, ma aspettate. Don Giovanni, accettate le 70.000 lire, altrimenti questo se ne va. E voi, Don Giovanni, voi ne avete bisogno. Avvocato, questo è il guaio, che io ne ho bisogno. Quella mia moglie ha già speso le 30.000 lire che mi avevate dato ieri, ecco, per pagare i debiti. E adesso sono di nuovo bisognoso. Posso mai rifiutare le 70.000 lire? No, non le posso rifiutare. Barone, avete vinto voi. Datemi le 70.000 lire e non ne parliamo più. Un momento. Dobbiamo andare dal notaio. Don Giovanni, dobbiamo andare dal notaio, firmare questa dichiarazione e poi avrete il resto dei soldi. Mi raccomando, leggete. Dove bisogna firmare? Dovete firmare qua sotto qua. Andate male. No, Don Giovanni, dobbiamo andare dal notaio. Che facciamo? Andiamo dal notaio. Che c'è? No, bravo, non andiamo. Fai il bravo. Quello ha avuto una crisi di nervi, si è infantilita, capite? Il cervello con un bambino di 5 anni. Ah, io tenete con un scelo di da casa, tenete un scelo. No. Sei seduto. No, quello non è scemo, ecco. Quello mi ha sentito, che io mi ha tolto un vino. E lui non vuole. Calma, del veleno, calma. No, non andiamo.
non vado a me. Non la posso dare, questa è una carta importante. Aspetta, ma quante carte viene da sopra? Ah, non la posso dare, va bene. E chi te è più? Ma che puoi? Vai, bravo, non la posso dare questa. Vuoi questa qua? Ecco, la dato, dai, tieni. Ah, amico, ecco. Ok, allora. Mi ha fatto stracciare, mi ha fatto stracciare. E che ci volete fare? Quello si è affezionato assai a me, si è affezionato. Si è affezionato con meno pane, si è affezionato. Ma sei buono? Sei buono? Io non vado da notare, no, non vado da notare. È vero che andiamo a prendere un caffè? Un caffè, sì, un caffè. Andiamo a prendere un caffè. Avete visto? Avete visto come sei bravo? Sì, sì. Ma dove? Lontano? No, lo Giovanni, è qua sotto a due passi, subito facciamo, una firma e andiamo via. Mi raccomando, se fai bravo, papà ti compra un bel pasticciotto. No, comprategli l'osso. Asso! Ammattato! Però, ci mettete pure voi, mo. Ma che cosa avete capito? Assorda, avete capito? No! Quella ragazza gli piacciono le sorbe, gli piacciono, capite? È vero, proprio quelle sorbe? No. Hai proprio assorbe. Lo capito bene? Andiamo, dai, andiamo. Oh, bravo, provate con il tuo pasticcio. Incidente che è successo ieri, e ho saputo che il brigadiere sta cercando di capire chi ha sparato. Fai sparire questo tiro immediatamente. Fallo sparire immediatamente, forse. Bravo, così. Non devi mai parlare, capito? Mai, mai. E quando il brigadiere ti domanda: Enricuccio, Enricuccio, chi ha sparato? No! Fai sparire pure questo altro tiro, forse. E quando il brigadiere domanda Ricuccio chi ha sparato, tu devi dire ecco! Vedi che sta qua? Questo era il rivoltello. E il rivoltello quanti ci stanno? Sei colpi! No? Quattro. Perché ieri ne ho sparati due, hai ragione. Ma diventano tre però, capito? Diventano tre, stai attento perché sennò diventano tre. Non devi mai parlare, capito? Neanche tra un mese, neanche tra due mesi devi parlare. E neanche tra tre. Devi stare zitto, in silenzio. Allora, vediamo un po', io sono il brigadiere, ricordare i coltelli, io sono il brigadiere, arrivo a casa e ti dico, Enricuccio, Enricuccio, ti ricordi per caso chi è stato a sparare? Bravo, pensaci bene adesso, chi si può fare? Pensaci bene, pensaci, Enricuccio, ti ricordi allora chi è stato a sparare? Che puzzo di bruciato, sì! Enricuccio,
fammi sentire come fallo, fammi sentire. Papà, c'ho fame. Ecco qua. Bravo, belle papà, bravo. Festeggeremo anche questo avvenimento. Cristina, prendi il bicchiere. Dobbiamo festeggiare, sì, un avvenimento importante. Importante? Che è capitato oggi a tuo marito. Ma che avvenimento? Che avvenimento? Dopo te lo racconto, davanti a tutti quanti. Vabbè. Anzi, fammi il piacere, valle a chiamare, va. Sì, valle a chiamare, ecco. Mo vado. Valle a chiamare, fai presto. A sì, proposito, sì. Enricuccio, tu fammi chiamare Donna Amalia, digli che viene qua perché festeggiamo una piccola festa. Una piccola festa? Sì, sì. Ma quella Don Vincenzo Sparo! Hai ragione, quello è rimasto ancora impressionato, Avanti. Vai tu Cristina, vai tu a chiamarlo. Io vado a chiamare la portiera. Bravo, vai a chiamare la portiera, va. Vai a chiamare la portiera, va. Donna Amalia, Don Vincenzo, scendete, che mio marito vi vuole. Ecco qua. Oh, che bellezza. Finalmente. È messa. Andiamo avanti. Accomodatevi. Grazie. Ecco la portiera. Dobbiamo brindare. Sì. Dobbiamo festeggiare, ecco. Due cose che mi sono capitate oggi. E mi fa piacere. Donna Concia, innanzitutto. E Enricuccio parla un altro. Papà! Che le nagliangheria! Sì. Avete sentito come parla bene? Avete sentito? Voi avete sentito che è come una pista mi ha pigliato a brutte parole. Ma l'hai educata, ma dice sempre brutte parole, dice, l'hai delinquente. E buonasera! Accomodatevi, Donna Mari, accomodatevi. Donna Mari, vostro marito? Tiene il mal di testa e si è messo a letto. Quello dorme fino a domani. Ho capito. Allora gli porterete gli auguri di pronta guarigione da parte nostra, ecco. Allora, avanti, offri i pasticcini, offri. Ah, grazie, prego. Avanti, Enricuccio, passa a Donna Amalia, va. Donna Amalia! Passa a Donna Concetto, va. Donna Concetto! Ma perché che Giovanna, ti ha bevuto tutti i bicchieri. Ma tu sei delinquente, ecco. Ma che fai? Ti ubriachi pure. Sei seduto. Quello deve stare seduto. Buono. Avanti, incominciamo da capo. Passa il numero. Sì. Un altro poco. No, a te niente più. Poco poco. Passa tu alla Donna Amalia. Mangia di questo. Mangia dopo pasticciolo. Poco poco. Grazie assai. Mangio dopo pasticciotto, va. Come mangio un pasticciotto? Mangio dopo pasticciotto. Avanti. Alla salute! Alla salute! Ci voleva, Sì. Adesso voglio raccontarvi una cosa che mi è capitata oggi. Scusate, avete visto mia moglie? Ma sto qua, non c'è. Sto qua, ma tu non stai a letto? Non tenevi il mal di testa? È passato. Ho capito. Don Vincenzo, vieni, accomodatevi. Accomodatevi dentro, Don Vincenzo. Ecco qua. Venite pure voi. Bevete pure voi un bel bicchierino, anche voi! Grazie, Amaliucci, non ti trovo più! Mi sono messo una paura! Grazie! Bevete! Grazie alla vostra! Grazie! Grazie a voi, cari amici, dell'onore che mi avete fatto, ecco, a intervenire a questa festa che si fa! A questa festa che si fa! Non mi devi interrompere, devi stare zitto! Ecco, avanti! Hai trovato la parola? Ah. E devi stare zitto, non devi più parlare. E cazzo, Allora, cari amici, la vita dell'uomo è come una giornata invernale. L'alba, truona, saette. Poi ad un certo punto si aprono le nuvole e dalle nuvole esce quel raggio di sole. Esce, mamma mia. Guardate qua.
Guardate che raggio di sole, guardate. Giova! Queste sono 70.000 lire! Oh, mamma mia, sono belle, Giova! Avanti, mandateli tu, contali bene e non pagare i debiti. Avete fatto qualche affare, Giova? Cioè, ho fatto un piccolo affare, ecco, un po' rischioso, un po' rischioso. Ma come si dice, chi non risica non rosica. Bravo, bravo. Però ho avuto anche la soddisfazione che il notaio mi ha detto, avete fatto un buon affare, ecco. E quando lo dice il notaio... Papà, il notaio! Il notaio, cazzato, quindi, dunque vi dicevo... Quindi... Papà, adesso mi è venuto in mente, il notaio è venuto qua ieri. Non è vero, sono stato io dal notaio. Papà, il notaio, 50 milioni. Ma che sta, 50 milioni. Ma che sta, ritrovata la parola, per sé c'è bello. Fammi raccontare, non dire sciocchezze! Papà, ascoltami bene. Allora, zio Federico, fratello maggiore, attende riposo, in America è morto, zio Federico, e ti ha lasciato 50 milioni. Ma sei calmo, ma hai fatto un bel sogno, è vero? No, hai fatto un bel sogno. Ma quale sogno? Hai fatto un bel quale sogno? Sì. Papà, leggi questo biglietto. Leggi. Notaio Bagnulo. Sì. Mamma mia. Allora zio Federico è morto. E il notaio è venuto qua ieri. È venuto qua. E chi l'ha ricevuto? L'ho ricevuto io. E che ti ha detto? Il notaio che cosa ti ha detto? Cosa mi ha detto il notaio? Che ti ha detto? Il notaio mi ha detto che tiene una cosa in testa. Una cosa in testa? Che te ne interessa? Che c'è in testa? Il testamento. E che dice il Ricuccio testamento? Che dice? Fammi sentire. Il testamento dice: io, Federico Ruocolo, lascio a mio fratello Ruocolo Giovanni 50 milioni. Allora è vero. Mamma mia, allora è vero, chi se ne è sentito? 50 milioni. E tu mo dici adesso, mo dici. Ma io non potevo parlare. Non potevo parlare. Però ti ho fatto le mosse, ti ho fatto i segni di non firmare la carta. E tu hai fatto bene a stracciare la carta del figlio. Ma quale carta? Ma che c'è? Perché se firmavi la carta non prendevi niente, perché il testamento dice che se tu tieni un figlio, se tu tieni un figlio, si pappa tutto lui. Papà sta ancora dormendo? No, papà si è svegliato, si è sussurto,
si è vestito e si è chiuduto la porta a bucca. Come vestito? Ma parla benissimo, è bastata una mia lezione. Mamma, papà, uppupu, papà. Enrico, mi raccomando a te. Aspetta, vero, si è andata a toccare vestito ma senza scarpa. Perché che la madre l'ha presa. Certo, perché tu la fai svegliare con questo pulcinella, No, è mio. Dammi il pulcinella. È mio. Buongiorno, Don Giovanni è in casa? Sì, accomodatevi. Hai là. Il notaio Bagnuno! Bagnuno, questi, vi ricordate di me? Ma come? Ben trovato! Fatemi una cortesia, chiamatemi subito Don Giovanni, gli devo dire una cosa urgente. Subito, un attimo solo che tolgo la spesa, eh? Lo chiamo subito. Signoro, io ce l'ho detto a papà. Tuo fratello è morto e ti ha lasciato 50 milioni. Non deve firmare quella carta. Non deve legittimare Giovanotto. È bravo, perché se l'avesse legittimato sarebbe stato un bel guaio, Si babbo tutto lui. Bravo. Delinquente. Allora, dammi subito un pulcinello. Non ce l'ho. Mi hai svegliato, mi hai appisolato e mi hai svegliato di nuovo col pulcinello. Allora, tu non ce l'hai, dammi un pulcinello. Non ce l'ho. Non ce l'hai il pulcinello. L'hanno rubato. Papà, guarda che c'è. Caro Don Giovanni, come andiamo? Come dobbiamo andare? Ma vi ricordate di me? Come no? Sono il notaio Bagliuno. Avete visto che disgrazia che mi è successa? Lo so, caro Don Giovanni, ma vi dovete fare coraggio. È una parola. Dunque, Don Giovanni, accomodatevi. Ho qui con me il testamento, di cui vi darò lettura ufficiale oggi stesso, davanti a quattro testimoni. Che dolore. Lo so, caro Don Giovanni, quella è la perdita di un fratello. No, la perdita dei soldi di un fratello, come ne fotte a me tuo fratello? Dunque, Don Giovanni, vi dico subito di che cosa si tratta. Io sottoscritto Federico Ruopolo, eccetera, eccetera, nato a Napoli, eccetera, eccetera, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, lascio erede universale mio fratello Giovanni Ruopolo, se è senza figli. Se senza figli. Nel caso mio fratello avesse figli, tutta l'eredità passa al primogenito. Passa al primogenito. Pur lasciando a questi piena libertà di disporne come erede, anche nei confronti del padre Giovanni Ruopolo. Ho capito. Quindi, io avendo un figlio, è lui che rende. Già, Don Giovanni, ma siccome voi figli non avete, e questa rimane una lettera morta, Don Giovanni, vi dico subito l'elenco dei beni che il povero Don Federico vi ha lasciato. Lasciamo perdere. Ma come sarebbe? A me i beni mi fanno male. Ah, Don Giovanni, io li devo leggere, quella è la prassi, Per forza li dovete leggere. Certo. E allora fatelo piano, delicatamente. Dunque, 50 milioni in contanti. 50 milioni in contanti. Una villa a Capri. Composta da 18 vani e 10 pertiche di terreno. Don Giovanni, con orto e frutteto. Del valore di 35 milioni. Vi prego, notaio, so spendete, già la faccio più. Non fate così, caro Don Giovanni. E voi sapete quanto era affezionato a vostro fratello. E se fate così, fate piangere anche lì. E piangiamo per ragioni diverse, piangiamo. Don Giovanni, queste sono le chiavi. Della tomba di mio fratello.
della tomba di vostro fratello, Don Giovanni, della Villa a Capri. La voglio la Villa a Capri. Don Giovanni, qua ci sono alcuni valori depositati in una cassetta di sicurezza. Questa mi interessa. Vi interessa la cassetta di sicurezza? Sì. È di ferro? È di ferro. Mi serve la cassetta. Perché? Ah, gliel'ho impronta a quel delinquente, calato gli aveva la cassetta di ferro, hai capito? Delinquente che non c'è altro. Nella cassetta di sicurezza ci sono alcuni beni qui elencati. Due collane di perle. 4 anelli con rubini e brillanti. È una croce di smeraldo. Una sola. Qui c'è scritto così. Ma scusate, ma voi avete detto 2 collane, 4 anelli. Io mi aspettavo 8 croci in crescendo, avete capito? Allora Don Giovanni, se preferite facciamo così, una croce, 2 collane e 4 anelli, va bene? Bravo, va bene, perché quello è l'orecchio, quello è la sua parte, avete capito? E poi Don Giovanni, ci sono 100 monete d'oro di Luigi Filippo. Di Luigi Filippo, ma quello non sono le mie, sono i Luigi Filippo. Chi è un nipote? Luigi Filippo. Non c'è dell'epoca di Luigi Filippo. No, dell'epoca. Ho capito. Quello Luigi Filippo l'ha dato a mio fratello. Mio fratello mi è da me e ci è tornato Luigi Filippo. Va bene. Don Giovanni. E poi ci sono alcuni crediti, obbligazioni che ammontano a circa 3 milioni, roba da poco. Diciamo spiccioli per le sigarette. Ad occhio e croce raggiungiamo i 200 milioni, Don Giovanni. 200 milioni, Don Giovanni. Mamma mia, come siete spietati, come siete spietati. Allora, Don Giovanni, questa lettura quando la vogliamo fare? Se mi date il certificante attestante che non avete figli, possiamo farlo oggi stesso, altrimenti la rimandiamo a domani. È meglio, la rimandiamo a domani che è meglio. Allora voi domani venite e mi firmate un atto. Devo firmare pure un atto. Un atto dichiarante che accettate. No, io non accetto. Ma come non accettate? No. E qua non ci sta neanche un soldo di debito, le ipoteche, qua è tutto pulito. È per questo. Più è pulito e più io non accetto. Don Giovanni, ci state pensando a quello che state dicendo? Qua se non accettate passa tutto allo Stato, passa. È meglio. Meglio allo Stato che a lui. A lui? Sì. A lui chi? Al parole. È mio figlio. Avete un figlio? Un figlio di 2 giorni. Un figlio di 2 giorni? Un neonato? No, un figlio di 2 giorni che ha 30 anni. È cresciuto a Bressambre. Io ce l'ho detto a papà, non devi firmare quella carta. Tuo fratello è morto e ti ha lasciato 50 milioni. Non deve legittimare Giovanotto. Don Gio, ma che guai avete combinato? Avete riconosciuto quel tale che vi offriva 100.000 lire? Ma io mi ero tanto raccomandato, Enricuccio, ma tu non gli hai detto lì? Ce l'ho detto! Quello me l'ha detto troppo. Prima non poteva parlare perché aveva avuto un trauma, Poi ho cercato di spiegarmele con i gesti, e io non ho capito niente. Lui voleva dirmi che quello mio fratello è morto lontano, in America, e mi ha fatto il segno del male, e qua l'ho capito. Poi ho cominciato a dire, voleva dire, America, e ho cominciato a fare Amen. Io ho capito Amen, e ci siamo affogati fino a quando. Ma dai, quando uno nasce sfortunato non c'è niente da fare. Io adesso per pochi spiccioli vado a perdere quella sostanza. Ma ditemi una cosa, Don Giovanni, ma chi è questo tale che avete riconosciuto? È un barone, antipatico e superbo. Dunque è un signore, è uno ricco, uno che tiene soldi. È ricchissimo, ha un cappotto tutto suo e non vi dico. Un cappotto tutto suo? E come sarebbe? Ha un cappotto tutto suo di uso personale. Quello se lo tiene stretto con una cinta non lo dà nessuno. E si sposa una donna con 100 milioni di dote, ecco. E gli ricade un'eredità di 200 milioni che neanche lui sa la provenienza. Notaio, non c'è niente da fare. I soldi vanno sempre addosso a fare i soldi.
Quella è una legge antica, è una legge antica. Quelli fanno le riunioni, fanno i soldi, avete capito? Vanno da un continente all'altro, da una nazione all'altra. E quello si chiamano i soldi, ho sapito, no, si chiamano, fanno milione, tu sei milione, sì, pure tu sei milione, sì, quelli tutti i milioni no, si riuniscono e vanno tutti da quella parte. Non vanno mai a casa mia. Anzi, quando passano a casa mia, sai che fanno? Mo sputano un bacio e se la fanno. Vanno tutti da quel delinquente, vanno i milioni, ma. Che ci volete fare? Che vuoi fare, Don Giovanni? È ricco il giovanotto. Molto ricco. È ricco. E allora la situazione è molto meno grave di quello che pensavo. Se si tratta di una persona facoltosa, Don Giovanni ci si spiega la cosa e lui capirà perfettamente che nonostante le apparenze, la sostanza aspetta voi. Non vi preoccupate, domani ci parlo io, gli farò firmare una dichiarazione con la quale rinuncia all'eredità, che legalmente gli spetterebbe. Quindi notario, se lui firma la carta... Papà, non devi firmare nessuna carta. Tuo fratello è morto e ti ha lasciato 50 milioni. Stai zitto, non devi parlare. Papà, firmata la carta. L'eredità sarà vostra, capito? E se lui firmasse oggi, io domani entrerei in possesso dei 50 milioni, più la villa di gioia. È naturale, Don Giovanni. Guarda, io pensandoci bene, quasi quasi quella villa me la vendo. No, non mi conviene. No, notaio, io me la vendo, ecco, perché io e mia moglie non sappiamo notare e quando arriviamo a Capri affoghiamo, avete capito? Io mi compro un bel palazzo a fondo, il più bello me lo tengo per me e gli altri appartamenti me li affitto, e li affitto. Notaio, io il denaro liquido me lo mangio. Don Giovanni, a che vi mangiate 50 milioni? Sì, mi mangio 50 milioni, ma non per modo di dire, ecco. Io mi chiudo in casa e mi mangio tutti i milioni, mi mangio, appuntando i 10.000 lire, mi mangio tutto quanto. Io devo mangiare anche in nome dei miei antenati, ecco. Noi siamo presenti da 7 generazioni, siamo passati, avete capito, no? Non mangiamo da 2.000 anni, E adesso è arrivato Giovanni il Vendicatore, con cucchiaio e forchetta in mano. Allazzamo pur petto, puniglia panzarò. E quando venite in casa nostra, notate, non mi salutate. Perché noi non possiamo rispondere, teniamo sempre un morso mucco, e non vi possiamo salutare. Anzi, fate una cosa, quando voi venite in casa nostra, vi sedete a tavola e mangiate con noi, mangiate. Grazie, Don Giovanni. Ma ditemi una cosa, ma dove abita questo giovanotto? Non lo so, quello non dà l'indirizzo, ce l'ha l'avvocato, ce l'ha. E dobbiamo passare un momento da lui, se ce lo facciamo dare, sì, sì. Don Giovanni, andiamo subito. Andiamo subito. A proposito, Ericuccio, di a tua mamma che noi torniamo presto. Va bene. E se fai bravo, papà ti compro un bel chilo di sal macello, ti compro. Notario, esce ora, notario, ma questo è mio figlio, notario, piacere, ma non ci fate caso, qui lo scaccio sempre a tutto quanto. Buon uomo, io dovrei parlarvi un momento da solo a solo. Ho capito. Allora Don Giovanni, io mi ritiro. No, di che si tratta, ecco. Parlate pure. Quello è il notaio, un amico di famiglia, può sentire. Come volete. Del resto quello che devo dirvi è molto semplice. Si tratta del mio matrimonio, che avverrà alle 10 di dopodomani. La zia della mia fidanzata ha avanzato la pretesa di conoscere il padre dello sposo, cioè voi. E figuratevi con quanta gioia ho dovuto accondiscendere. Ma capirete, la dote gliela ha data lei. Dunque, occorrerà che voi presenziate al mio matrimonio. Figlio mio, con tutto il piacere, ecco. Sarà una grande cerimonia, sarà. Sì, può venire pure il notaio. Ma chi lo conosce? Mi dispiace, notaio, ma non potete venire, non potete venire. Mi posso fare papà, papà, vengo io. Ma ci mancherebbe altro, vengono tutti al mio matrimonio, ma io dove? E mi
verrete solamente voi. Vengo solo io. Dunque, sì. Ho gli avvertimenti. Abito nero. Abito nero. E mattite vino. La barba. Acconciatevi sta barba. Ne facitevi sti capelli. E durante la cerimonia io vi permetterò di darmi del tu. Quanto al tu, te lo posso dare pure adesso, te lo posso dare. No, no, ho detto soltanto durante la cerimonia. Però barone, per il vestito, ecco, dovrai accontentarti di questo qua. Io perché non ne ho altro. Questo è il vestito del viaggio di nozze, ecco. Io l'ho messo allora e non me l'ho tolto più, ecco. Quello mia moglie già l'ha rivoltato due volte, l'ha rivoltato. E si vede. E si vede, quello mia moglie lo lava, lo stira e lo fa diventare sempre nuovo. Lo fa diventare. Ma quale nuovo? Ma quale nuovo? Quale nuovo? Volete sapere? Ho detto che non potete venire con questo vestito. Non posso venire, ma io ho solo questo, ma che vengo nudo, vengo. E vorrei dire che passerete a mio nome nella mia sartoria in via Chiatamone, dove fittano abiti per cerimonia. Ah. E vi farete dare un tight nero. Nero. E mi raccomando alla puntualità. Alle 10 precise. Ho capito. Dimenticavo. La sartoria si chiama Mazzetti. Mazzetti, ho capito. Mazzetti, mamma! Un Mazzetti so! Stai fermo, stai tranquillo. Stai tranquillo. Vi farò dare dalla vostra sartoria Mazzetti, ecco. Un bel franco. E gli dirò che per il tuo matrimonio, ecco. Buon uomo, io vi ho concesso di darmi del tu soltanto durante la cerimonia. E come volete voi, signor barone, ecco. Io facevo solo così per abituarvi. Allora, siamo intesi? Alle 10 precise. Alle 10 precise. Buongiorno. 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 Aspettate un momento, signor barone. Aspettate un momento, ecco. Venite qua, signor Barone. Il notaio vi deve parlare un momento. Io adesso non ho tempo. Ma non vi ruberò molto tempo. Se permettete, vi metto subito al corrente della questione. Voi siete il figlio di Don Giovanni, ma in effetti non lo siete. State a sentire, signor Barone, che il notaio vi deve parlare un momento. Io lo sto ascoltando. Ascoltando. Se si spiccia. Ecco, vi dico subito di che cosa si tratta. Suo fratello Federico, che da 20 anni non ha dato più notizie, morendo gli ha lasciato qualche cosa. E che volete che mi interessi tutto ciò? E adesso vengo al sodo. C'è una piccola condizione. Notaio, adesso glielo spiego io. Barone, voi dovreste firmare una carta con la quale rinunziate a mio nome all'eredità che mio fratello vi ha lasciato. Come, come? Vostro fratello mi ha lasciato un'eredità? Ma chi lo conosce? Appunto, tu non lo conosci e neanche lui ti conosce. Pertanto non è giusto che lui ti lasci questa eredità. È giusto, notaio? Giustissimo, Don Giovanni. Io finora non ci ho capito niente, Vi dico subito. Nel testamento è detto che qualora Don Giovanni avesse un figlio, tutta l'eredità passerebbe a lui. Voi siete un gentiluomo e io non credo che vi vorrete approfittare di questo povero disgraziato, di quest'uomo provato da tutte le sventure della vita e che finalmente potrà vedere un po' di bene. Per amor di Dio, notai, me ne guarderei bene. Ma che volete che possa interessare a me? Un'eredità di 4 stracci. No dai, ditemi dove devo firmare, che sono a vostra completa disposizione. Quando è così la stesura dell'atto la possiamo fare subito. Bastano 2 testimoni. Notaio, avete visto? Che gentiluomo, che signorone. Notaio, io ve l'avevo detto. Sua madre era una baronessa e questo basta. In questo giorno sono comparsi davanti a me... Papà! Papà! Non devi firmare nessuna carta! Stai zitto, delinquente, ma quale carta? Stai zitto!
guardate, quella scema si è invantilita, ecco. Ha avuto un trauma, ecco. E si è invantilito. Ecco qua. Vedete se va bene, Don Giovanni. Mandatemi a chiamare due testimoni attendibili. Vabbè, come vedete, attendibili. Li faccio attendere fuori, allora. Attendere fuori. Non ci va, due persone per bene. Ma voi avete detto attendibili, uno attende, uno entra e poi faccio... Non attende nessuno, Don Giovanni, chiamatevi due persone. Per bene. Ho capito. Per curiosità, a quanto ammonterebbe l'eredità? Firmate prima, signor barone, dopo ve lo diciamo. Notaio, io credo di avere il diritto di sapere a cosa sto rinunciando. E certamente, io ho il dovere di dirvelo. 50 milioni! Una villa a Capri! Oro, perle e brillanti! Oh, aspetta! E c'è anche una croce di zia Esmeralda! Ma vado, faccio vedere, devi stare zitto! Hai capito o no? Allora, notaio! È la verità! 50 milioni! Una villa a Capri! E alcuni gioielli che bisognerà valutare! Aspetta! E ci sono pure 100 monete d'oro di zio Luigi e zio Filippo. Ma stai zitto, ma quando mai guarda zio Luigi e zio Filippo? Ma stai zitto! Ma dai, ditelo voi che non è vero, ditelo voi che non è vero. Non ce va, ma che dite? È tutto vero. Ho capito. Ho capito. Signor notaio, voi siete l'esecutore testamentario, non è vero? Quindi il vostro dovere è quello di espletare le pratiche legali affinché la volontà del defunto sia rispettata. Io non ho altro da dire. Il fratello del defunto ha un figlio. Signori, buongiorno. Ah, mi è dimenticato. Al mio matrimonio potete fare anche a meno di venire, perché io non mi sposo più. Avete capito bene? Io non mi sposo più. Questa carta la firmo o non la firmo? Don Giovanni, eppure ha parlato così chiaro, ha parlato. Espletate le pratiche affinché la volontà del defunto sia rispettata. Don Giovanni, a voi non mi tocca nemmeno un soldo. Passa tutto a lui, passa. E io lo sapevo. Io pensavo che stesse firmato. Quello invece si stava facendo, i conti si stava facendo. Io quello l'ho capito il primo giorno che l'ho visto. Quello è una carogna, ecco, è un avventuriero, ecco, si stava sposando una donna per soldi, si stava sposando, figuratevi, un uomo che compra un padre per 100.000 lire e che non ha voluto dare una lira in più, è certo che non si sposa più, la donna che stava sposando portava in dote 100 milioni, ora una 100 milioni in più, una moglie in meno, avete visto che carogna e che delinquente? Calmatevi, Don Giovanni, non mettetevi l'anima in pace. Il consiglio che vi posso dare è di prenderlo con le buone. Tenteremo di parlare con il barone, che vi dia almeno un premio di consolazione. E che ci volete fare, Don Giovanni? Fate conto che vostro fratello è morto povero.
quella la legge dalla parte del delinquente, ecco, perché quello è un delinquente, è in accordo con l'avvocato, ecco, fanno imbrogli e truffano la povera gente come me. E io che non ho mai fatto male a nessuno. Ah, notaio, è meglio rassegnarsi. Quando piangere il morto, è tempo perso. Bravo, Don Giovanni, bravo. Questo vuol dire parlare da uomini. Domani tenteremo di parlare con i baroni, che vi dia almeno un premio di consolazione. Ma quando mai? Lasciate stare, quello è un ladro, è un delinquente. Ma venite domani alle 4 nel mio studio e vediamo. Alle 4? Alle 4. Se ci sono, vengo. In che senso, Don Giovanni? Che le possibilità sono tante. Se ci sono, vengo. Ma come? Io non ho capito. Notario, se non ci sono, come vengo? Vengo senza di me, vengo. Ecco. Ah, Don Giovanni, fate come volete. Tanto ormai la vostra presenza è inutile. Arrivederci, Don Giovanni. Notario, ormai mi sono rassegnato, ecco. Però mi dovete fare un piacere. Dite. Entrate in questa camera e aspettate che io vi chiamo. Avete capito? Ma non capisco. Accomodatevi. 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 Ericuccio, vieni qua. Vieni qua. Non aver paura. Non ti faccio niente. Vammi a chiamare il brigadiere. Vado, vado a chiamare il brigadiere. Cristina! Cristina, vieni! Giova, che c'è? Ho deciso, Cristina. Noi per 5 anni non ci vediamo più. E perché? Perché? Perché vado carcerato. Oh, madonna mia! Ma che hai fatto? Falso in atto pubblico. Sono 5 anni di carcere. Ma sei uscito pazzo? Pazzo. Sono lucidissimo, cara mia. O barone pensava di aver trovato il fesso, pensavo. Ti faccio vedere io, ti faccio io. Tu invochi la legge e la invoco pure io la legge, ecco. Io mi denunzio, così il riconoscimento viene annullato e io eredito 50 milioni con annessi e connessi. Capito? Totale 200 milioni, hai capito? E lui rimane senza un soldo, senza la moglie e senza padre. Oh, Gesù, Gesù! Gesù, ma che fa? Ti mette a piangere? Ma tu devi ridere, devi. Ma lo capisci che diventiamo milionari o no? Ma lo capisci che cosa significa non avere più debiti? E tu ti metti a piangere, ti metti. Appena esco ti faccio... Ti faccio un bel vestito tutto nuovo, ti faccio. Come stai dicendo? Ti compro un bel cappotto nuovo e poi quando usciamo ti metto tutto allora in volo come Santa Brigida. Perché tu sei una santa, moglie mia, sì, sei una santa. Quando esco ci compriamo un bel palazzo a voi. Il più bello ce lo teniamo per noi e gli altri ce li affittiamo. Perché io la villa a capo me la vendo. Me la vedi, sì. E tutte e tre ce le daranno un po' a poco, ce le daranno. Giova! Sì. Ma tu venga a lei! Pensa bene a quello che fai! Ci ho pensato bene, Cristina. Ho fatto bene i miei calcoli. Io questa vita da miserabile non la voglio fare più. Madonna! Don Giovanni! Ah, buongiorno, applicatore. Ma mi ho portato il brigadiere! Bravo, 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 bravo. Pensaci bene, pensaci bene. Vai di là e lasciaci parlare adesso. Vai di là, vai di là. Ericuccio, fai un altro piacere, vieni qua. Vammi a chiamare la donna Amalia, la portinaia. Digli che sono invitati a una piccola festa. A una piccola festa? Sì. Papà, ho scurtato pure Giacinta la città. Porta a chi vuoi tu, porta a tutti voi. Grazie, vai, porta, grazie. Vai, vai. Brigadiere. Sì. Io avrei bisogno di qualche informazione. Come andate? Ditemi una cosa. Se un milionario dovesse andare in carcere, ma che trattamento gli fanno?
Come nel trattamento? Voglio dire, come vitto, alloggio. Chi può pagare può prendersi una camera a pagamento e farsi mandare i pasti da fuori. Ho capito. E se uno fa un affitto per 5 anni, può ottenere una riduzione? Ma Giova, ma che state dicendo? La camera a pagamento è previsto solo per il periodo dell'istruttoria. Al momento della condanna si passa nelle celle comuni, dove tutto è gratuito. Ma perché mi fate sta domanda? Poi vi dirò. Ancora una domanda. Per chi ha commesso un falso in atto pubblico? Ma che c'è? L'arresto immediato? Dipende. Se è confesso, sì. Altrimenti ci vuole la denuncia. No, brigadiere, lui si confessa. Ma lui chi? Aspettate un momento, brigadiere, che vengono tutti i testimoni e poi lo saprete. E poi lo saprete, ecco. E poi lo saprete. Permesso? Ah, accomodatevi, accomodatevi, favorite. Notaio! Entrate, notaio, entrate. Entrate, notaio, venite qua. Voi siete tutti testimoni. Brigadiere, avete portato le manette. Ma perché? Chi devo arrestare? Notaio, voi sapete tutti i fatti. Io vorrei chiedervi una cosa. Se un tale che ha commesso un falso in atto pubblico per riconoscimento di un figlio che non è suo e si costituisce alla giustizia, il riconoscimento viene annullato e il diritto all'eredità rimane a lui. Don Giovanni, complimenti. Grazie, grazie, notaio, grazie. Ancora una domanda, notaio. Vorrei sapere quand'è che questo tale entrerà in possesso dell'eredità. Durante il periodo dell'istruttoria l'eredità viene fermata, congelata. Al momento della sentenza di condanna, l'eredità viene consegnata al condannato. Ho capito. Brigadiere, tratta fuori il manetto. L'autore del falso in atto pubblico sono io. Voi? Sì. No, no, brigadiere, no. Ma che fate veramente l'arrestante? E si capisce che l'arresta. Don Giovanni, ma che avete fatto? Mamma, chi se l'aspettava? Mio fratello buonanima mi ha lasciato sua erede a condizione che io non avessi un figlio. Siccome io 2 giorni fa ho riconosciuto un figlio che non è mio, e questo è il reato, l'eredità passerebbe a lui, a quel pezzo di carogna. Ma io mi denuncio, mi vado a fare 5 anni di galera, così il riconoscimento si annulla e lui rimane senza padre e senza nemmeno una lira. E allora così è un'altra cosa, non capito. Bravo Don Giovanni, bravo! Don Giova, scusate, ma quanta eredità? 50 milioni! Di soldi, perché non rimane a dire. Don Giovanni, disponete pure, con molto piacere. Mi terrete informato su tutto. A voi vi passo 3.000 lire al mese e a mia moglie 5.000 lire al mese. Però mi dovete fare un grande piacere. Dite pure. Dovete provvedere all'educazione del ragazzo, che quando esco lo voglio vedere che sa leggere e scrivere. Cristi, state buono. E
Vieni qua, vieni, non fare così. Non fare così. Il latin del Song Bu. Camera a pagamento. Gli amici non mi mancano. La chiacchiera, la partita a carte, un bicchiere di vino, così passa la giornata. Passa. Don Giovanni, ma che vi credete? Che andate a Grand Hotel? Chi le carce? Hai capito? Brigadiere, e questo che cos'è? Questo non è carcere. Letto duro. Un padrone di casa che è come un secondino. Un finestrone che passa l'aria gelida da tutte le parti. Passa. Dannarsi per fare una lira. Liti con la moglie a causa della miseria. Ma voi state pazziando. Io tutto questo tra 5 anni non lo vedo più. Io là dentro sto in grazia di Dio, sto. Però vado carcerato da milionario. Brigadiere, il vero carcere è la miseria, il vero carcere. Quelli gli amici mi verranno a trovare, è vero che mi venite a trovare. State tranquillo, Don Giovanni, che non vi faremo mancare niente. Grazie, grazie. Anzi, Don Giovanni, vi verrò a trovare tutti i giorni. Grazie. Ma che pensa a te però, Guardate che io vi porto la migliore frutta di stagione. Grazie, grazie, grazie. E non vi faccio mancare mai la cioccolata, le sigarette e la biancheria pulita. Papà, papà, vengo pure io. No. Tu non puoi venire, Enricuccio, non puoi venire. Brigadiere, andiamo in cena. Papà, che c'è? Vengo pure io. Ho detto, stai buono, non puoi venire. Non puoi venire. Donna Maria, Don Vincenzo, mi raccomando, scrivetemi, scrivetemi, mi raccomando. E tanti auguri, Don Giovanni. Arrivederci. Arrivederci, Don Giovanni. Arrivederci. Brigadiere, aspettatemi. Aspettate. Questi ne veri problemi. Mi guarda e non piange. Giovanni, tu devi essere scorto fin dell'anno. Mi raccomando, riguardati, riguardati. Non cade malato. Papà, papà, papà. Aspetta un momento. Fai presto. Aspetta un momento. Fai presto che il brigadiere mi sta aspettando. Fai. Aspetta un momento. Fai. Vieni, vieni papà, fai. Vieni. Per non discordarti di me. Ce l'avevi il pulcinello, eh? Che delinquente che sei, che delinquente. Sì, sì, ce l'avevo il pulcinello, ce l'avevo. Cristina, hai visto che cosa mi ha dato? Mi ha dato il pulcinello, mi ha dato. E quando a vuoto da fatta arraggiare con chi sto pulcinello? Sempre, sempre mi ha fatto arraggiare col pulcinello, lei, pure poco fa, mentre dormiva, mi ha fatto svegliare col pulcinello, mi ha fatto svegliare. E non lo fa più, non lo fa più. E tu sempre che si dice, non lo fa più, non lo fa più. E adesso che cosa dovrei fare? Io dovrei rompere in testa questo pulcinello, eh. Ma io? Io te lo regalo. Ma tu questo me lo regali a me, me lo regalo? Sì, sì, te lo regalo a te. Tu non ci giochi più? Non ci gioco più, non ci gioco più. Va bene. Allora io ti ringrazio, ecco. E me lo porto con me. Per ricordo tuo, me lo porto. Per ricordo tuo. Per ricordo tu. Il ricordo di Enricuccio, sì. Cristina, è bella Enricuccio. Hai ragione tu. Enricuccio è bella,
È bello, dico mio, è bello! È bello da una concia mio figlio, è vero? È bello, proprio bello di cuccia giù. Perché questo è il mio vero figlio. Il mio vero figlio è questo qua. È guai. Guai a chi mo tocca. Avete capito? Sì. Guai. Guai a chi mo tocca. Loredana Conte, Don Vincenzo, Gaetano Pacini.
Giovanni, Giuseppe Fontana. Ragazzi delle medie, ragazzi delle medie, che te lo...